Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo d'appello per il depistaggio di Via D'Amelio che si è svolto a Caltanissetta il 16 gennaio del 2024. In aula ascolterete la testimonianza del collaboratore di giustizia Vito Calatolo. Buon ascolto. Buonasera, potete prendere posto. Bomario, presente. Avvocato Panepinto, presente. C'era, poco fa c'era. Mattei, presente. Avvocato Seminara, presente. Avvocato Lobue, assente, anche in sostituzione. Ribaudo Michele, assente. Avvocato Seminara, presente. Avvocato Panepinto nel frattempo è entrato in aula e ci ha raggiunto. Allora, profeta Antonino, profeta Concetta, profeta Vincenzo, avvocato Petronio. Assenti tutti. Scotto Gaetano, avvocato Scozzola, assenti entrambi. Assente, sì. La mattina Giuseppe Vernengo Cosimo, Murana Gaetano, avvocato. Sono assenti, avvocato Di Gregorio è presente, Lucia Borsellino assente, avvocato Trizzino presente, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino assente, avvocato Greco presente, lo vedo. Gambino Natale assente, avvocato da qui, sostituito dall'avvocato Di Gregorio. Al momento avvocato Di Gregorio. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, avvocato dello Stato della Spina presente. Emanuele Catalano, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Nella Cosliani, Edena Pasqua, Orianna Susanna Cosina, Silvia Stener, Mariano Limuli, Provvidenza Amelia, Angela Limuli, Tiziana Limuli, Alessandro Limuli, Maria Patrizia Dos Santos, Dario Traina, Bartolomeo Traina, sono tutti assenti, avvocato Centineo, Da me sostituito Roberto Avellone per la registrazione. dall'avvocato Avellone, che è presente e rappresenta Silvia Traina, Antonio Vullo, Maria Letizia Maone, Alessandro Vullo, Fabio Vullo, Giuseppe Traina, Luciano Traina, Giuseppe Traina, Maria Loi, Marcello Loi, Marcello Di Pasquale, Loredana Di Pasquale, Giada Traina, Rosario Traina, Cristian Troina, che sono tutti assenti. Marco Gentile, assente. Avvocato Butera, assente. Urso Giusto. Urso. Urso, l'avvocato Butera, Urso. Non abbiamo allineato bene. Urso Giuseppe, avvocato Butera, assenti, no, assenti entrambi, sì. Borsellino Salvatore, Catani Diego, Catani Maurizio, Catani Febbronia, Catani Roberta, Catani Luca, Catani Fabio, Catani Carmelo, tutti assenti, avvocato Repici, assente. Comune di Palermo, avvocato Ero Farulla assente, Fiora Cecilia assente, avvocato Crescimano presente. Bene, il procedimento oggi prosegue con l'esame di Galatolo, che dovrebbe essere presente dal sito riservato. Prego, Presidente, scusi, avvocato i miei Crescimano. assistiti sono Fiore, Cecilia, Marta e Sì, Teresa. mi Ok. scusi. No, no, scusi lei. Dal sito riservato il signor Galatolo è presente? Buonasera, buonasera signor Presidente, buonasera a tutti, sono presente, sono Calatolo Vito. Bene. Allora, sottoponiamo alle parti la richiesta della testata giornalistica regionale che chiede l'accredito e l'autorizzazione alla ripresa dell'udienza. Le parti non lo osservano, la Corte dispone in conformità. Dobbiamo tenere aperta la porta. Dobbiamo tenere aperta la porta e invitare chi sta nel corridoio a non chiacchierare troppo, quantomeno. Presidente, è presente il difensore di Galatolo. È anche presente il difensore di Calatolo, come era presente l'altra volta. Sulle condizioni per l'esame di Calatolo, le parti hanno delle richieste, si può procedere nelle forme previste per il testimone assistito o vi sono.
dare qualche chiarimento all'avvocato per la posizione, ma credo che comunque abbia ancora... Calatolo è stato condannato con sentenza passata in giudicato, quindi credo che sia col 197 bis. 197 bis. Non ci sono pendenze. No. Allora, signor Calatolo, ci dà le sue generalità? Sì, mi chiamo Calatolo Vito, nato a Palermo il 10-10 del 1973. Signor Calatolo, allora lei sarà sentito nella veste di testimone assistito, quindi deve recitare la formula di impegno e dovrà rispondere a tutte le domande. Potrà astenersi da rispondere alle domande relative ai fatti per cui è stato condannato, ma su tutti gli altri fatti sarà tenuto a rispondere e a dire la verità. Sì, sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene, grazie. Può procedere il procuratore generale. Prego. Con le stesse avvertenze della volta scorsa. Circoscriviamo l'esame alle questioni che sono oggetto dell'appello nella parte in cui vengono richiamate le dichiarazioni di Calatolo e vengono ritenute decisive ai fini della valutazione della Corte. Grazie, signor Presidente. Signor Calatolo, buonasera, sono il pubblico ministero. Come ha già sentito, le farò delle domande abbastanza circoscritte su un argomento altrettanto circoscritto e quindi non ripeteremo l'esame del primo grado. Per iniziare, io vorrei che lei brevemente ci dicesse innanzitutto a quale famiglia mafiosa apparteneva. Come sono del quartiere di Palermo, dell'Acqua Santa, sono cresciuto in una famiglia mafiosa dell'Acqua Santa, finché sono diventato il rappresentante di quella famiglia e poi ero, dopo pochi mesi, un annetto così, sono diventato anche capomandamento di Resuttana, che comprende la famiglia dell'Acqua, assume anche la famiglia dell'Acqua Santa. Ci dice anche quali sono le altre famiglie, Acqua Santa, poi? Aranella e Vergine Maria. E Vergine Maria. Il mandamento, queste sono le tre famiglie, il mandamento e il Resuttana. E Resuttana. Ascolti, lei è diventato reggente quando? Nel 2000, sono stato combinato nel carcere di Pagliarelli nel 2010. Quindi lei è stato ritualmente affiliato nel 2010, mentre era in carcere. Sì. Ci può dire da chi è stato affiliato? Dal capomandamento, all'epoca reggeva il mandamento di Corleone, della Rosario Lobue, e Antonino Di Giovanni, che noi eravamo tutti in carcere, lui era il rappresentante, anche il responsabile della famiglia dell'Acqua Santa. Lei nel 2010 rimane in carcere fino a quando? Io sono stato arrestato nel 2002, quasi 11 anni ho fatto, nel 2002 e sono uscito fine 2002, quasi fine del 2012. Quindi quasi alla fine del 2012. E rispetto all'uscita dal carcere, lei diventa reggente quando? No, io divento capomandamento nel dicembre del 2012. Dicembre, stiamo parlando della lettera di Matteo Messina Denaro? Sì, nel 2012. 2012. Senta, prima di essere ritualmente affiliato, quindi stiamo parlando di del 2010, lei comunque era a disposizione della sua famiglia mafiosa? Cioè lei operava per la sua famiglia mafiosa o no? Le spiego una cosa, signor pubblico ministero. Io sono nato, come ho detto poco fa, in una famiglia mafiosa. Mio padre era Calatolo Vincenzo, era il rappresentante di quella famiglia, c'era mio zio Calatolo Giuseppe, che era uomo d'onore della famiglia dell'Acqua Santa e fratello di mio padre, Calatolo Raffaele, fratello di mio padre, uomo d'onore della famiglia dell'Acqua Santa, c'era mio cugino Stefano Fontana, nipote di mio padre, uomo d'onore della famiglia dell'Acqua Santa, c'era Vincenzo Di Maio, uomo d'onore della famiglia dell'Acqua Santa, c'era Antonio Pepitone, che era il sottocapo della famiglia dell'Acqua Santa. Così sono nato in questa famiglia, in cui eravamo in vicolo Pepitone, sono nato in vicolo Pepitone e là
già all'età di 10 anni, 11 anni, 12 anni, si faceva la sentinella per vedere le macchine che entravano nella polizia oppure qualcuno, perché quello da noi era un covo dove che era tutta l'organizzazione di Cosa Nostra, andava dentro casa mia, diciamo. Perciò da piccolini eravamo sempre a disposizione di tutte cose, finché poi 14, 15 anni, 16 anni, poi le cose si andavano capendo meglio e sono stato sempre... L'unica cosa che abbiamo noi è che nella nostra famiglia non c'era bisogno che magari io all'epoca diventassi un modo d'onore per reggere la famiglia dell'Acqua Santa, perché mio padre ci mandava a dire sempre: non c'è bisogno, perché voi siete a casa mia e la reggete tranquillamente voi. Come di fatto avevamo a che fare con tutti, no? Anche quando la reggevo io nel 95, 94, 93 assieme ai miei cugini, quando veniva, non so, Nicola De Trapani, veniva Pino Guastella, questo era il mandamento di Re Suttana, noi avevamo a che fare con loro, cioè non avevamo motivo. Dopo in carcere si è voluto la situazione che hanno avuto questo piacere e mi hanno affiliato con la vecchia conciuta. Senta, quindi lei già in tenera età, a 10 anni, 12 anni, 14 anni, faceva la sentinella, cioè sostanzialmente controllava il vicolo Pipitone nel momento in cui c'erano incontri importanti all'interno, diciamo, di casa vostra. Vorrei capire, rispetto a questa funzione che è semplicemente di sentinella, lei comincia a essere più operativo a partire da che età, e vorrei anche capire che tipo di compiti le potevano, se ci fa qualche esempio, che tipo di compiti le venivano affidati, oltre a quello, allora, di fare la sentinella. Sì, vabbè, lasciamo stare estorsione. Ascolti, per completare la domanda, signor Galatolo, ovviamente io mi riferisco di un periodo in cui non c'era un vuoto totale determinato dagli arresti dei suoi familiari, quindi grosso modo fino alla fine del 91. Ecco, vorrei capire in questo periodo, cioè dal momento in cui lei inizia a fare la sentinella, come si è, tra virgolette, evoluto e che tipo di compiti le potevano essere affidati. Guardi, da noi sinceramente nella mia famiglia stiamo parlando, perché la maggior parte eravamo famiglia di Cosa Nostra e di sangue, cioè i cugini, i miei zii, i suoi figli, cioè non avevamo, noi avevamo, le faccio un esempio, mio zio Carlo Giuseppe, che era il fratello di mio padre, più grande di mio padre, che era un libro aperto con noi, se fosse stato per lui si poteva fare come donore anche a 15 anni, a 16 anni, cioè lui con noi parlava sempre, ha parlato sempre apertamente. C'è mai, là si faceva di tutto, uno ospitava le persone, sapeva dove ci doveva dire, si mette qua che ora mio padre viene, oppure si accomodi nella casuzza, che c'era la casa o nel giardino, in vicolo Pipitone, si nascondevano armi, si avvisava se entrava qualcuno della polizia. Questo. Poi più avanti, sempre nel 90, 91, già per dire, si sapevano chi pagava le estorsioni, avevamo tutti gli interessi sia al mercato ortofrutticoli sia ai cantieri navali, questo cosa, ancora perché non essendo uomo d'onore non potevo fare ancora, già era tanto quello che sentivo e sapevo, ma le posso dire di che cosa sono a conoscenza, dei fatti di là dentro. Adesso questo, come dicevo, oggi è un esame un po' più circoscritto, su questo adesso comunque le farò delle domande specifiche. Senta, mi sono dimenticato a chiedere una cosa, lei inizia a collaborare quando? Novembre 2014. Quindi novembre 2014. Senta, alla luce della domanda che le ho appena fatto e tenuto conto anche della risposta che lei mi ha dato, io le leggo un passaggio di una sua deposizione nel processo Borsellino Quater, siamo al 19 febbraio 2015, quindi circa un anno dopo l'inizio della sua collaborazione. Rispondendo alle domande del pubblico ministero, lei dice: allora, che faccio parte ufficialmente, la pagina 8, pagina 8, allora, quindi dell'udienza del 19 febbraio 2015. Allora, che faccio parte ufficialmente, sono combinato dal 2010, giugno 2010, ma che sono, appartengo a questa famiglia dell'Acqua Santa dal 92 in poi, già 93, già mi adoperavo per la famiglia dell'Acqua Santa a gestire cose illecite di mio padre, soldi, investivo soldi di mio padre e prendevo puntini puntini. Prima domanda, innanzitutto questa dichiarazione lei la conferma?
Forse mi sono spiegato male io, poco fa gliel'ho detto, mi occupavo del settore dell'ortofrutticolo, mi occupavo nei cantieri navali, tutti i soldi investiti che avevamo li gestivo io assieme a mio cugino Galatolo Angelo, classe 60, figlio di Gaetano, ed eravamo là, questa era la gestione della famiglia, tutta la costruzione che mio padre faceva assieme a Nino Madonia, assieme a Vincenzo Graziano, Domenico Graziano, Giovanni Graziano, i costruttori, i soci di Galatolo Madonia. Quindi sostanzialmente mi sembra di capire che conferma quello che ha dichiarato, all'epoca. Già l'avevo detto prima e lo sto dicendo anche sì, adesso. Ok, io vorrei che lei specificasse che cosa significa, e se ci può fare qualche esempio in maniera anche più approfondita, la circostanza che lei nel 92 aveva 19 anni, 93 aveva 20 anni, cioè gestiva soldi, che significa? Lei andava a riscuotere i soldi delle estorsioni, prendeva i proventi delle attività illecite della sua famiglia, e soprattutto che significa li investivo? Cioè, allora, di solito li facevo fare le estorsioni e li portavano, già si sapeva chi paga al mese nella borgata, all'ortofrutticolo, dentro i cantieri, le ditte dentro i cantieri navali. E poi le faccio un esempio pratico, diciamo, soldi in nero che aveva mio padre, che non avevamo soldi, ma stiamo parlando di miliardi, non di... Ah, non lo so, veniva Marciante Benedetto, le portò un ipotesi, che era una persona vicina a noi, che era uno che è molto in gamba nel settore dell'alimentare, dei detersivi, e ci diceva: Vito, Angelo, mi servono 200-300 milioni che dobbiamo investire, che ci dobbiamo fare una cosa, dobbiamo aprire qualche cosa, e poi il ricavato dividiamo per tuo padre, per tuo zio. E questa, per dire, è uno. Un'altra cosa, Ferdico, la stessa cosa, con i parenti miei, con i Fontana, pure la stessa cosa. Questo era investire dei soldi anche nei Graziano, nella costruzione. C'erano soci di mio padre, di Antonio Madonia, di Salvo Madonia. E si davano dei soldi. Noi compravamo i terreni, mettevamo i soldi per comprare il terreno e poi la manodopera la mettevano loro e tutto, ed era una società al 50%, solo che Graziano si prendeva il 50%, Nino Madonia e mio padre il 25% dividevano. Ma lei quindi comunque oppure tutti gli appartamenti che poi rimanevano appartenenti a mio padre, andavo da Punto Casa, un certo Costantino, glieli dava a lui, o gestisciteli tu e vendimeli tu. Prenditi una percentuale giusta, quella che devi prendere, e ce li facciamo vendere da lui. Ma li gestivo io assieme a mio cugino. E questo già nel 92-93? Anche prima, 90, 91, 92, 93. Ok. Fino al primo arresto che ho avuto io, che mi hanno arrestato nel marzo del 1996 la prima volta. Senta, concentriamoci su un periodo temporale in particolare, prima di entrare nello specifico delle domande, cioè tra il gennaio e il luglio del 92. Io vorrei capire, innanzitutto cominciamo dalla sua famiglia di sangue. Tra il gennaio 92 e il luglio 92 c'era qualcuno della sua famiglia di sangue che era libero o erano tutti in carcere? Allora, guardi, mio padre è stato arrestato, mio zio Giuseppe, mio zio Raffaele sono stati arrestati nel febbraio del 1990. Esatto. Mio padre ho saputo tramite TV, che è morto due mesi fa. Mio zio, all'epoca li hanno arrestati a tutti, in un briz, li hanno arrestati, però c'è stato mio zio, siccome era sofferente di cuore, malato di cuore, mio zio Giuseppe. Suo zio Giuseppe. Gli hanno dato, avevano concesso gli arresti domiciliari. E allora spettava a lui gestire la famiglia dell'Acqua Santa, e in quel periodo, non lo so, 90 fino al 92, così inizi 92, mio zio era fuori, non mi riguarda, posso sbagliare qualche mese, inizi 92 fine 91, e mio zio era fuori. Poi c'è stato che tutte queste persone che avevano dato gli arresti domiciliari li hanno riarrestati tutti in pochi giorni, li hanno portati di nuovo in carcere, ma dopo un anno e mezzo.
Allora, vediamo un attimino di fare chiarezza, perché sì, i suoi ricordi in grosso modo sono corretti, ma c'è qualche precisazione da fare. Allora, come ha detto lei giustamente, suo padre, suo zio Raffaele e suo zio Giuseppe vengono arrestati nel febbraio del 90. Lei ha un ricordo di quando viene sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari di suo zio? Ha un ricordo più preciso? Sennò io... Guardi, non voglio andare preciso preciso perché non me lo ricordo, però dopo pochi mesi. Esatto, solo dopo pochi mesi viene sostituita nel giugno del, 2000, del 1990, ok? Sì. Lei ho ha un ricordo... Mesi, ho detto. Sono esattamente quattro mesi dopo. Erano dati domiciliari. Esatto, febbraio vengono arrestati tutti e a giugno, per motivi di salute, danno i domiciliari a suo zio Giuseppe. Del 1990, forse poco fa ho detto 2010, forse ho sbagliato. Comunque, stiamo parlando del 1990. Lei ha un ricordo di quando invece viene nuovamente sostituita la misura degli arresti domiciliari di suo zio Pino Giuseppe con la custodia in carcere? Ha un ricordo di quando avviene? Dopo il 91. Perché le dico questo? Perché fino che l'arresto di Salvo Madonia, che è stato dicembre del 91, se non mi sbaglio, esatto. Dicembre 91, Salvo Madonia era quasi veniva spesso, cioè sempre era di famiglia e veniva da mio zio e stava con mio zio e noi stavamo giù a battere la strada perché all'epoca Salvo Madonia era anche latitante e allora stavano là. Allora, questo è esatto, perché effettivamente c'è stato un periodo in cui suo zio era agli arresti domiciliari e Salvo Madonia era ancora libero. Suo zio viene riarrestato nell'ottobre del 91. Ottobre 91, quindi prima dell'arresto di Salvo Madonia. Quindi Giuseppe Calatolo viene sostituita la misura nell'ottobre del 91. Ma le posso dire anche una cosa, quello è stato un periodo, perché mi ricordo questo periodo bene, perché Salvo è stato arrestato dicembre 91, ma già mio zio era settembre-ottobre l'avevano arrestato, perché mi ricordo questo argomento, perché c'era mio cugino Angelo Fontana, che Angelo figlio di chi? Come? Angelo Fontana, sì, Angelo, ok, Fontana. Va bene. No, che è un collaboratore di giustizia, ribadeva che c'erano dei problemi ancora, Salvo Madonia li doveva risolvere con mio zio Pino, perché c'erano i colombiani che ancora dovevano avere l'ultima tranche dei soldi del processo di Gigion dell'88-89. Perciò veniva anche spesso là, è stato Madonia finché che c'era fuori mio zio, non le dico ogni sera, ma una sera sì, una sera no, era a casa da noi. Ok, quindi noi siamo fermi all'ottobre del 91 con suo zio che viene riarrestato. Lei ricorda Giuseppe Galatolo in quale carcere viene portato in quel periodo? Guarda, mio zio usciva, c'è stato un periodo che poi andava anche a Lucciardone, all'inizio a Lucciardone. Lui all'inizio viene portato poi a Lucciardone. Lei sa dopo dove viene trasferito suo zio Giuseppe? Al civico di Palermo, se non vado errato, al centro clinico di Palermo, reparto detenuti, se non mi sbaglio. No, io invece parlo proprio come città. È rimasto sempre a Palermo, lei ha come ricordo, cioè suo zio Giuseppe, dopo l'arresto, dopo i domiciliari, ha un ricordo se è per caso è stato trasferito in un'altra città? Se lo ricorda che suo zio venne trasferito dall'ottobre al marzo a Bari? A Bari, tu di Bari, a Bari. Ce lo ricorda? Sì, l'ho detto prima che lo dicesse lei. Se va, no, io non l'avevo sentito. L'aveva detto? Ok. No, l'aveva sentito il dottore Bono, quindi diciamo. No, mi scusi, io evidentemente non l'avevo sentito. Quindi viene trasferito fino a marzo del 1992, viene trasferito a Bari e poi viene ritrasferito a Lucciardone. Ora... Alla seconda sezione? Questo, diciamo, su questo non glielo so dire. Allora, sì, glielo dico io. Ecco, volevo capire una cosa. Quindi nel gennaio del 92, della sua famiglia di sangue, chi è che è libero? Gennaio 92.
Hanno appena arrestato Salvo Madonia, quindi capomandamento di Resuttana. No, allora, libero c'è, ci sono i miei zii, Vito Galatolo, il fratello di mio padre, c'è Gaetano Galatolo, fratello di mio padre, c'è Angelo Galatolo, figlio di Gaetano Galatolo, classe 60. Questo Angelo Galatolo di cui lei parla è lo stesso a cui faceva riferimento prima quando diceva della gestione dei soldi? Sì. Okay. Figlio di Gaetano, classe 60. Sì. Allora. Poi c'era Vincenzo Di Maio, che per noi era come uno di famiglia, uno zio, lo chiamavamo zio perché a parte Antonino Pepitone era l'unico uomo d'onore della famiglia dell'Acqua Santa, che non era parente. Ok, ora entriamo nel vivo di quelle che sono, diciamo, che è l'argomento sul quale dobbiamo circoscrivere le domande. Io vorrei che lei riferisse alla Corte in quel periodo in cui lei fa la sentinella, quindi e comunque inizia già a operare nei termini che abbiamo già visto, che lei ci ha detto che gestiva i soldi, comunque gestiva gli affari illeciti della famiglia. Quindi siamo da quando lei ha consapevolezza di quello che succede all'interno del vicolo Pipitone fino al momento prima delle stragi, quindi siamo maggio-luglio 92, quelli che erano i rapporti, se lei ne ha conoscenza, per sentito dire o perché lo ha visto direttamente, quelli che erano i rapporti di collusione con le famiglie mafiose del suo mandamento, con appartenenti alle istituzioni. Allora, ma devo ritornare negli anni 80, dagli anni 80 fino agli anni 90. Prego. Allora, adesso però, le faccio... però sempre concentrandosi nel periodo che le è stato indicato dal procuratore generale, non facciamo excursus troppo lunghi. Signor Presidente, mi scusi, io le devo dire quando vedevo delle persone che entravano dentro casa mia. Ma lei negli anni 80 quanti anni aveva? Dagli anni 80 agli anni 90, cioè al 1990 fino a magari il 91. No, comunque, ad esempio le porto una cosa: che c'era il maresciallo dei carabinieri dell'Acqua Santa, Sarzano, che era nel libro paga della famiglia dell'Acqua Santa. Era lui che gestiva qualsiasi cosa, ci avvisava. Da noi, ad esempio, da noi veniva Giovannaiello faccia da mostro, da noi veniva Bruno Contrada, da noi qualche volta è venuto Armando La Balbera, che era quel periodo, questo a fine 90, nei primi anni 90, 91, 92, che se la faceva, veniva spesso nella nostra borgata, prima delle stragi di Via D'Amelio. Questi erano tutti i personaggi che venivano, poi invece all'incontrario a cercare come latitanti e personaggi di spicco venivano due poliziotti che entravano in un certo Agostino e un certo Piazza, venivano là dentro a cercare, a guardare chi entrava, chi usciva. E noi, il lavoro nostro era avvisarli e farli scappare dietro le spalle, che avevano dei cunicoli che potevano andare a finire in altre zone, sempre appartenente alla famiglia dell'Acqua Santa, cioè via Miraglio Rizzo, via Montalbo, cioè tutti questi personaggi venivano là assieme a un altro, a Nino Madonia, si incontravano con Nino, veniva l'avvocato Marco Clementi, che era uomo d'onore della famiglia di Resultana. Questo è quello che le posso dire. Poi se lei vuole entrare, qualche persona vuole sapere, me lo dica lei, che se me ne ricordo. Allora, e lei tutte queste cose le ha viste come sentinella? No, oppure... queste cose le ho vissute personalmente io. Ma nel senso che lei le vedeva perché faceva da sentinella oppure perché ne parlava con i suoi familiari? Per esempio, no. Le faccio una domanda. Lei poco fa ha menzionato Aiello Faccemo. Lei come faceva a sapere, al di là dell'aspetto fisico, come faceva a sapere, o meglio, non so se l'ha saputo dopo, nel corso, dopo la sua collaborazione, se già lo sapeva all'epoca, chi era questo soggetto? Cioè lei vede una persona, ma come fa a sapere concretamente chi è? L'abbiamo saputo tramite mio zio Giuseppe Galatolo, ci ha detto chi era, che era uno
che lavorava per la deviazione del deviato dello Stato, però io finché che non collaboravo non sapevo come si chiamava Giovanna, noi lo chiamavamo Faccia da Mostro perché da bambini ci faceva paura quando questa persona entrava dentro il vicolo Pepitone. Ok, e questo l'ha spiegato anche abbondantemente nel corso del primo grado. Prima di andare avanti e entrare proprio nel vivo delle domande che le devo fare, apriamo una parentesi. Lei è in grado di riferire circostanze utili per l'accertamento dell'omicidio di quella persona di cui ha fatto riferimento, cioè Agostino, il poliziotto Agostino? Cioè lei è in possesso di conoscenze utili per accertare la responsabilità di chi ha ucciso il poliziotto Agostino, oppure lo ha solo visto lì? Oppure lo ha semplicemente, cioè sa che era Agostino perché lo ha visto che bazzicava nei dintorni di Vittorio? No. Io tramite mio zio Giuseppe Galato, tramite Stefano Fontana, che è mio cugino, uomo della stessa famiglia dell'Acqua Santa, abbiamo saputo che sono stati proprio Nino Madonia, in cui già, sono andato a processo anche in questo processo, poi sono andato nel processo di Scotto Gaetano, in cui già ho dichiarato. No, sono cose che sono state dette personalmente a noi, quindi ne ha saputo nella famiglia dell'Acqua Santa. Senta, allora andiamo a queste visite che venivano fatte all'interno del vicolo Pipitone. Lei ha menzionato Arnaldo La Barbera, ok? Sì, però quello che posso dire, venire dentro vicolo Pipitone non era come l'ho visto uno massimo due volte venire là dentro, che lo vedevo sempre nella mia borgata dove c'era il Bascatassa, dove c'era via D'Amelio. Su questa via di qua, via dove c'è la fiera, zona fiera, questo si vedeva spesso, ma poi a noi, ma se posso parlare oppure aspetto? No, io le vorrei fare qualche domanda, ecco, procuratore generale, lo facciamo parlare? Sì, lo facciamo parlare sicuramente, ma ovviamente nei limiti delle sue valutazioni, però la Corte avrebbe la necessità di seguire con contestualizzazione temporale le vicende che vengono raccontate. Infatti vorrei seguire proprio anche quest'ordine cronologico. E se riuscissimo una collocazione temporale anche attraverso i riferimenti alla sua età, avevamo tentato di... Presidente, era proprio questo, diciamo, l'intento stavo cercando proprio di fare. Allora, lasciamo stare per il momento il bazzicare vicino il Bar Matassa o Scatassa o vicino la via D'Amelio. Vorrei che ci concentrassimo un attimino, signor Galatolo, su queste due occasioni, due occasioni massime di cui ha parlato, in cui lei lo ha visto entrare dentro il vicolo Pipitone. Vorrei innanzitutto, se lei fosse in grado di, nei limiti del possibile, perché mi rendo conto che la collocazione temporale degli eventi, soprattutto dopo 30 anni, è una cosa difficilissima, se lei ha un ricordo, anche ancorandolo eventualmente a qualche evento, di queste due occasioni in cui il dottor La Barbera lei lo ha visto entrare dentro il vicolo Pipitone. La prima volta l'ho visto entrare dopo che è uscito mio zio Galatolo Giuseppe, stiamo parlando nel periodo che nel 90 l'avevano arrestato e scarcerato dopo 4 mesi. Quindi siamo quando già suo zio era ai domiciliari? Sì, e dopo il 90. Quindi dopo siamo sicuramente dopo giugno 90, giusto? Sì, e dopo verso il 91, verso metà del 91, così. Quindi siamo nel periodo in cui suo zio era agli arresti domiciliari? Sì. Ma questo lo dice perché era suo zio che lo riceveva? No, guardi, sto dicendo, io quando gli dico una cosa che viene dentro al Pipitone li guardavo pure io, perché io gli dovevo fare, poi mi dovevo mettere, ci organizzavamo a stare attento il vicolo. Mio zio scendeva addirittura, perché non lo faceva salire a casa, scendeva da casa, l'ha fatto, mi ricordo, e si sono messi a parlare dentro lo scantinato, che da noi c'è uno scantinato, si sono chiusi e si sono messi a parlare là una mezz'oretta e poi se n'è andato. E le possibilità che era anche venuto da solo.
Senta, ma e lei questo lo ha sempre visto con i suoi occhi, giusto? Cioè, in entrambe le occasioni ha visto tutte e due volte che si ritiravano in questo scantinato? Questi incontri sì, però non l'ho mai più visto. Ok, no, infatti io sto dicendo, concentriamoci un attimino su questa, su queste visite all'interno del vicolo Pipitone. Ma voi lo sapevate già in anticipo che sarebbe arrivato? Eravate preavvertiti o no? No, ci chiamava mio zio Giuseppe. E ci diceva a me, ai suoi figli, a mio cugino, cioè noi eravamo quel vicolo, siamo tutti parenti in quella, siamo cinque fratelli e sorelle di mio padre e tutti i cugini. Ci diceva mettetevi due qua, due mettetevi là, se quando entra, non lo sapevamo chi era. Voi già quando lo conoscevate in vista? Sì. Quindi queste sono le... E poi mio zio ci dà la conferma chi era, che era, che era uno della polizia, della squadra mobile della polizia. Oh. E ci diceva per dire, mettetevi là, se entra qualche macchina, che cosa, sapete cosa dovete fare. Difatti, ci mettevamo, eravamo 6, 7, 8 persone, cominciavamo dalla punta del vicolo Pepitone fino a finire a brindare tutto il vicolo, diciamo. Ok, quindi sono due occasioni. Circa mezz'ora ciascuno, si ritirano, non entra in casa ma in uno sgabuzzino, ho capito, e parla con suo zio. Prima che si apre, mi scusi signor, prima che si apre il portone dell'ingresso, del portone, sempre sotto il papà, sotto il passo, c'è uno scantinato che qua è conosciuto a tutti, no? Qua dentro si mettono, qua dentro, si chiudevano lo scantinato, il portone, e stavano là perché poi c'è un altro pezzo di poter passeggiare, stare a luce accesa, si potevano fare quello che... E le posso dire pure che è venuto di sera e non di giorno. In entrambe le occasioni? Sì. Oh. Ma è venuto da solo, che significa che dentro il vicolo Pipitone è entrato da solo o che anche fuori era solo? No, quando lui è arrivato, lui ha posteggiato la macchina fuori il Pipitone, diciamo. E voi avete visto se c'era qualcuno? Lui a piedi è entrato dentro il vicolo Pipitone. E uno dei miei cugini gli faceva segnale di andare avanti e lui è tipo che già ci diceva lo so dove, nel senso che noi quando è entrato là mio zio è sceso dal terzo piano e si è fatto trovare là davanti e si sono appartati. Senta, ma voi avevate contezza del fatto che in macchina ad aspettare ci fosse qualcuno o no? Cioè veniva da solo o c'era qualcuno in macchina? Questo l'avete controllato? No, ma veniva da, ma quello che posso dire, devo essere sincero, io l'ho visto da solo, non abbiamo visto altre persone. Cioè, no, io vorrei capire una cosa, voi avevate la certezza che fosse anche da solo in macchina o non lo puoi escludere che in macchina ci fosse qualcuno? No, questo non lo posso escludere se c'era qualcuno fuori ad aspettarlo, perché fuori non ci siamo andati, sinceramente, non ci andavamo sinceramente che a controllare con chi era in macchina. Ok. Senta, quindi in entrambe le occasioni lui si appartava con suo zio Giuseppe, giusto? Sì. Oh. Suo zio Giuseppe ha avuto, siccome lei poco fa ci ha detto che comunque all'interno della famiglia parlavate, vi raccontava circostanze, vi ha mai raccontato anche incidentalmente le ragioni per i quali si appartava a parlare con il dottor La Barbera? Allora, come prima cosa era a disposizione sia della famiglia dell'Acquasanta, ma la maggior parte, soprattutto del mandamento della famiglia Madonia. Perché mio zio, quando noi ci diceva ma che vanno a fare questo? E c'è mangia per giravo, è uno che mangia per giro degli altri. Però dice, è una persona a disposizione della famiglia, sia nostra che cioè del mandamento. C'è chi ci tiene, quella persona che ci teneva tantissimo era Nino Madonia, specialmente come persona mia, ci ha detto che Nino Madonia ci teneva tantissimo a questo signore. Ma faccio presente che già Nino Madonia, quando mio zio è fuori, ma lei lo sa Nino Madonia, aspetti procuratore generale, prego, prosegue. Stava dicendo Nino Madonia mentre suo zio era fuori. Quando, signor Presidente, quando mio zio era fuori quel periodo, nel 90, 91, quasi fine 91,
ottobre 91. Nino Madonia però era in carcere, cioè Nino Madonia è stato arrestato nel novembre dell'89, esatto. Perché poi dopo due mesi, tre mesi è stato arrestato mio padre, mio zio, l'altro fratello. Solo l'unica persona che è uscita in quel periodo, dopo quattro mesi, cinque mesi, è stato il fratello di mio padre, Giuseppe. Senta, lei appunto in relazione all'arresto di Nino Madonia, che avviene alla fine del 1989, lei ricorda dove fu arrestato Nino Madonia? Era latitante? Guardi, non mi voglio sbagliare, ma in via Mariano D'Amelio. Esatto. Lei sa chi lo arrestò? Che si è saltato anche, si è fatto male una gamba. Lei sa chi lo ha arrestato? Quale forza di polizia lo arrestò? No. Se non ricordo se fu però la squadra mobile di Palermo. Abbiamo saputo quello che... Mi scusi, posso? Sì. Quello che noi abbiamo saputo, ma stiamo parlando che io l'ho saputo dopo tanti anni, parlando come sempre con mio cugino Stefano Fontana, uomo della fede dell'acqua santa, che faceva tipo il doppio gioco, va... Ma perché poi abbiamo saputo che addirittura l'ho arrestato lui in via ma c'era lui che gestiva l'arresto di Nino Madonia. Chi, signor Galatolo? Chi è, di chi stiamo parlando? Che faceva il doppio gioco? Il questore di Palermo. Andando da Balbero. Il questore di Palermo non era nato all'epoca. No, adesso le sto dicendo che era il questore, ma all'epoca gestiva, se non mi sbaglio, la Catturandi, la squadra mobile. Quindi l'ho arrestato, no, io volevo capire come si concilia questo dato, se lei è a conoscenza di circostanze particolari, visto che lei poco fa ha detto che Nino Madonia ci teneva alla Barbera. Sì, sì. Però volevo capire se lei magari ha conoscenza di particolari circostanze per spiegarci come la persona che l'ho arrestato era, diciamo, tendenzialmente era così, diciamo, tra virgolette, stimato da Nino Madonia. Signor Pubblico Commissario, io questo l'ho saputo dopo anni. Cosa? Che se l'era venduto, nel senso che se l'era venduto la Barbera, però che Nino Madonia posso portare anche un cioè un lei esempio. Ha saputo dopo, scusi, io non ho compreso bene, lei ha saputo dopo anni che comunque la Barbera aveva arrestato Nino Madonia? Sì. Mi scusi, procuratore generale, perché così non perdiamo il filo. Ha usato un'espressione, se l'era venduto, chi a chi, che cosa vuol dire questo? Lei ha detto che ha saputo dopo anni che se l'era venduto. Sì, sì, parlando con mio zio, sempre in carcere, sempre con mio cugino Stefano Fontane, loro dicevano che se l'è giocato questo qualcuno della mobile, proprio non ne poteva fare più a meno e l'ha dovuto arrestare, cioè nel senso di questo. Ci spieghi bene il senso di questo. E noi abbiamo pensato questo poliziotto, la Barbera. Lo avete dedotto? Lo avete pensato? Sì, cosa sì. Vuol dire? Che lo sapevate? Che no, qualcuno... no, una cosa che pensavamo noi. Ah, una cosa che pensavate voi. Ma il procuratore generale, che mi permetterà se intervengo, sì. Le ha chiesto se lei sapeva chi aveva arrestato Nino Madonia e le ha chiesto di dirci se lo sapeva all'epoca in cui fu arrestato o se lo ha saputo in un'epoca successiva. Successiva io l'ho saputo. Quindi al momento in cui è stato arrestato lei non lo sapeva chi l'aveva arrestato? No. No. Senta, per concludere questo argomento, la circostanza che Nino Madonia tenesse al dottor La Barbera, lei da chi lo apprende? Cioè chi è che glielo dice? Glielo dice... Allora, come le ripeto, noi siamo una famiglia di tanti cugini e tra di noi parliamo a libro aperto, mio zio e cose. Una cosa che c'era che tempo fa un ragazzo della nostra zona è stato ucciso in una rapina dal questore andando alla Barbera. Mi scusi,
Avvocato Seminare, la volta scorsa le feci presente che i gesti non rimangono registrati. Sì, però dico, visto che non restano registrati, evitiamo di farli. Poi magari la facciamo intervenire, tutto quello che lei ritiene di dire lo dice a voce e ne rimane traccia. Prego. Signor Galatolo, le faccio una domanda più specifica, per, forse sì. Non sono stato... Lei questa circostanza, cioè che Nino Madonia teneva alla Barbera, lo apprende direttamente da Nino Madonia o lo apprende da altri? No, lo apprendo, ripeto, parlando in famiglia, okay. Parlando in famiglia, cioè, anche a Caccia di Pagliarelli, ne parlavamo io, mio zio Pino, Nino Pepitone che è sottocapo della famiglia, ne parlavamo tutti tra di noi. E si parlava, quando si vende qualche argomento di corruzione, poliziotti, carabinieri, queste cose, si parlava che Nino Madonia, questo alla Barbera è anche nel libro mastro di Nino Madonia, cioè non scritto nel libro mastro, cioè noi lo chiamavamo libro mastro, era a pagamento di Nino Madonia. Allora, andiamo a questo argomento che lei già ha introdotto, questo della sparatoria nel salone di bellezza. Sì. La prima domanda che le faccio, lei si ricorda quando è avvenuta questa sparatoria? Ma guardi, io, mio padre già, se non mi sbaglio, mio padre già era in carcere fra il 90, fine 91 e 92. Allora, è avvenuta, diciamo, io so che è avvenuta il 4 di... Prego, avvocato, prego, prego, intervenga. Prima che faccia la dia la data, io credo che suggerire la data sia infici la attendibilità del collaboratore, perché siccome a questa circostanza nei nostri verbali vi è un riferimento specifico ad altre questioni, io credo che fornirgli la data sia diciamo in qualche maniera più che suggestivo per il seguito delle risposte che riguarderanno ovviamente altre questioni, cioè il presupposto finale la data rispetto a dei dati, a delle circostanze che sono precedenti. Questo è il fondamento della mia posizione. Prego. Allora, a parte che di questa circostanza il collaboratore ne ha parlato anche in altri processi e comunque ci sono anche dei riferimenti precisi al periodo esatto. In ogni caso, secondo me è opportuno, comunque, visto che lui ha un ricordo, diciamo che non è, ma giustamente, Presidente, perché cioè, io non mi ricordo quello che ho fatto 5 anni fa, figuriamoci se uno si può ricordare a distanza di 30 anni il giorno esatto in cui è avvenuta una sparatoria. E siamo sicuri che la sparatoria c'è stata, è un dato certo. Quindi, secondo me, andare a precisare la data della sparatoria non suggerisce nulla. Perché non è che qua dobbiamo capire sostanzialmente se sta riferendo qualcosa di corretto sulla sparatoria in sé. Noi dobbiamo capire sostanzialmente in una successione cronologica esatta, perché non possiamo far affidamento solo sulla memoria del collaboratore su dei riferimenti temporali che sono certe volte impossibili da pretendere da chiunque. Quindi io ritengo che bisogna, e ripeto, comunque il collaboratore in altri verbali ha individuato in maniera, diciamo, approssimativa il periodo esatto. Quindi secondo me non si suggerisce nulla. Posso rispondere, signor Presidente? Non ancora. Il fatto che l'indicazione della data abbia una componente suggestiva è abbastanza dubbio, però certamente siccome comunque il collaboratore ha individuato un periodo che non è del tutto generico, perché ha parlato di fine 91, primi del 92. Fermiamoci. Primi del 92 però è sì, stato, fermiamoci a questa Presidente. Indicazione e cerchiamo di essere... Di fare delle domande che consentano di... Perché aspetti, signor Galato, aspetti, signor Galato, facciamo una cosa. Lei risponde alle domande del Procuratore Generale. Quando ci sono delle questioni da risolvere in contraddittorio, faccia parlare me. Poi dopo, quando le fa le domande il Procuratore Generale, lei risponde. Allora, adesso il Procuratore Generale fa la domanda e lei risponde. Prego.
Allora, comunque mi sembra che mentre lei parlava ha detto... Cosa ha detto? Quando è avvenuto? Allora, mi ricordo perché stavo pensando di più, perché non è che sono passati 2 anni, 3 anni, sono passati 30 anni. Mi ricordo che questo Mimmo Fasone, che era un amico nostro, c'è cioè di Borgato, un ragazzo valido, un ragazzo in gamba per noi... Era dicembre 91 e avevamo fatto gli auguri di buon Natale, buon anno tra tutti i cugini in via Ammiraglio Basnupi, eravamo tutti messi là, era il 22-23 dicembre, così ci abbiamo fatto gli auguri. E poi lui dopo una quindicina, 20 giorni dopo, così i primi di gennaio del 92 è successo sta cosa, che è stato ucciso da questore andando alla Balbera. Mi pare che non abbiamo suggerito. Signor Presidente, mi posso sbagliare 4 giorni, una settimana, un mese, ma quello è il periodo dopo il Natale del 91. Ok, lei riesce, se non ho capito male, il fatto che vi siete scambiati gli auguri anche con Mimmo Fasone, lei comunque riesce a collocarlo dopo il Natale del 91. Ma guardi, posso sbagliare. No, scusi, è una domanda che le sto facendo. È questo il ragionamento che lei ha fatto? Quindi lei ha fatto il suo ragionamento. Sì, sì, sì. Allora, diciamo che è esatto quello che lei ha detto, perché avviene nei primi giorni del gennaio del 92. Sì, procuratore generale, non c'è bisogno però che validiamo quello che viene detto. Se è esatto o non esatto, poi lo vediamo dopo. Ci spieghi quello che è successo. Perché lei questo argomento lo stava introducendo, quindi che succede? Ma dopo l'uccisione? Sì, no, dico in relazione a questa sparatoria, cioè che cosa è successo? No, noi sapevamo, quando è uscito sul giornale che era stato questo andando alla Balbera a uccidere Mimmo Fasone, è un altro ragazzo che è rimasto ferito, che era della via Montalbo pure, cioè... È nativo della via Montalvo, abitava allo Zen, però era della via Montalvo, Giovanni Pumo, che lo conoscevo perché era imparentato anche con mio suocero, sto ragazzo. Parlando con i miei cugini, anche sa la rabbia, sempre un ragazzo giovane era stato ucciso, si è scappato dalla bocca che gli dovevamo rompere le corna a questo andando alla Balbera. Qualche cosa contro a questo. Passando un po' di giorni, mio cugino Angelo, classe 60, c'era mio zio Gaetano, tutti i parenti, che non si poteva toccare perché sempre per volere dei Madonia non si doveva toccare. Scusi, signor Galatolo, una domanda e poi eventualmente se ha da qualcosa da aggiungere lascio proseguire. Ma voi sapevate che questo la Barbera che aveva sparato... comunque per legittima difesa all'interno della sala da barba del salone di bellezza, quello che era la stessa persona che lei vedeva entrare in vicolo Pipitone? Allora per quale motivo gli abbiamo chiesto che lo potevamo fare qualche colpo di legno, qualche papà dagli una lezione per questo motivo? Cioè mi faccio capire una cosa, se questa sparatoria fosse stata anziché tra Arnaldo la Barbera e un poliziotto che voi non conoscevate, voi avreste agito direttamente senza chiedere il permesso? No, siccome anche nella nostra zona lui veniva spesso, quello è anche un periodo che lui veniva spesso nella nostra zona, se non sapevamo chi era la persona che veniva a vicolo Pitone, noi agivamo anche da soli. Quindi se non ci fosse stata questa circostanza del vicolo Pipitone, voi non avreste chiesto per, usando l'espressione che ha detto lei, poi magari ci spiega meglio che cosa significa, perché è un'espressione generica che può significare tante cose, rompergli le corna. Cioè che cosa volevate fare? Prendevamo qualche decisione per i fatti nostri, può essere che vediamo dove abitava, oppure qualche agguato, qualsiasi cosa, un'azione. Ma quello che noi, la rabbia nostra era, che allora le spiego una cosa, così magari mi sono più chiaro, che quando entrava una persona di questa dentro il Pipitone, significava, signor Pubblico Ministero e signore della Corte, che era una persona di fiducia di Cosa Nostra. Se non entrava, per questo noi abbiamo fatto il punto a dire, ma come si è permesso questa a spararci a questo ragazzo di qua, e volevamo prendere una decisione nostra, ma dal carcere è arrivato
No, perché noi, io l'ultima volta che l'avevo visto... Cioè... Scusate, grazie, possiamo riprendere. Era in corso l'esame del procuratore generale, che può proseguire appena possibile. Pausa, le stavo facendo un'altra domanda, che era questa. Questa vostra reazione rabbiosa, e io ora però vorrei che lei ci spiegasse un po' meglio, sostanzialmente parlando tra voi cugini, quali erano le vostre intenzioni, era dovuta al fatto che conoscevate Mimmo Fasone? Cioè, voglio dire, se questa sparatoria comunque all'interno del vostro mandamento avesse avuto come vittima un perfetto sconosciuto per voi, voi avreste avuto la stessa reazione o questa era determinata dal fatto che conoscevate Mimmo Fasone e l'altro ragazzo? Allora, signor Fumicomessa, l'ho risposto, non so però se forse era... si stava sospendendo l'udienza. Se non fosse stato il questore andando alla Barbera a uccidere Fasone... No, ma scusi, signor Galato, questa domanda io gliel'ho fatta, lei ha già risposto. La domanda adesso mia è diversa. Cioè, questa vostra reazione... Abbiamo capito per la Barbera che voi, siccome l'avete visto come uomo di fiducia, avete chiesto il permesso. La mia domanda ora è diversa. Forse non mi ha sentito o non sono stato felice io. Cioè, voi avete... vi siete un po' arrabbiati per questa uccisione all'interno del Salone di Bellezza. Volevo capire un'altra cosa, cioè se la vittima, anziché essere Mimmo Fasone, cioè una persona che voi conoscevate, con cui vi siete fatti gli auguri prima di Natale, che c'era un amico nostro, ha detto, ha definito un amico cioè, nostro, se non poi fosse vedremo stato, cosa vuol dire se, amico nostro. Se non fosse stato amico vostro, ma era un perfetto sconosciuto, cioè la vittima era... per voi un signor nessuno, voi avreste avuto la stessa reazione rabbiosa o no? Allora, perché essendo sempre all'epoca una mentalità di criminale, è sempre un poliziotto che ha ucciso un bravo ragazzo della nostra zona era, mi spiego, però ha inciso molto che Mimmo Fasone, allora le spiego pure cosa mi conosco, era un ragazzo di borgata in cui noi ci tenevamo perché era un ragazzo educato, era un ragazzo, era rapinatore, si faceva gli affari suoi, quando andava a fare qualcosa la faceva, bravo ragazzo nel senso per noi, signor pubblico ministero, in base alla vostra per la criminalità, non per lo Stato. Per questo ci ha fatto male sta cosa, ci siamo rimasti male. Ho capito, quindi diciamo questo comunque ha inciso. Senta, io vorrei che lei mi spiegasse meglio, perché ripeto, forse magari la risposta non l'ho sentito bene io, ma io vorrei che lei mi spiegasse che cosa significa esattamente rompergli le corna, perché rompergli le corna può significare tante cose, cioè lo volate bastonare, lo volate ammazzare, lo volate cannizzare. Cioè, oltre a rompere le corna è stata utilizzata un'altra espressione, un colpo di legno. Ecco, così vediamo di capire queste due espressioni a cosa si riferiscono. Vabbè, signor Presidente, ma colpi di legno per noi possono essere tante cose, perché e anche da un colpo di legno può morire una persona, ma noi abbiamo un'azione criminale, non è che ci andiamo là, gli diamo un colpo di legno e ce ne andiamo, lo lasciamo morto a terra, cioè questa è un'azione criminale volevamo fare. Sì, a questo ci arrivavamo, signor Galato, lei per capire se queste espressioni si usano per delle particolari ritorsioni che hanno qualche caratteristica diversa da altre. È una cosa che si usa dentro Cosa Nostra, ci rompiamo i coin, quando non ci rompiamo i corna è che ci rompi un colpo di legno in testa per romperti le corna, cioè per farti un'azione grave, un'azione molto delicata, e poi non si ci potevano dare un colpo di legno a un questore, mi spiego. Allora mi permette di darle una traduzione un po' secca? Attentato o omicidio? Che differenza sì, c'è? Era questa la cosa, diciamo, che noi volevamo attentato fare. Attentato o omicidio? No, rompere le corna cosa vuol dire? Uccidere o fare un attentato? O tutte no, e due? No, noi volevamo fare un'azione criminale, proprio un agguato. Un agguato, sospeso così, senza... Per ucciderlo, signor Presidente, non per è ucciderlo, una ecco, cosa questo per volevo capire, grazie, questo volevo capire se era questa l'intenzione. Le chiedo scusa se magari mi sbaglio. No, volevamo capire se
dietro questa espressione c'era proprio una finalità specifica e letale. Sì, sì, grazie. Comunque ci lo volevamo dire. Scusi, il procuratore generale, no, serve per chiudere qualche parentesi. Senta, e quindi diciamo questa circostanza, questo intervento che blocca la vostra reazione, proviene da chi? Cioè lei ha un ricordo specifico di chi a lei, se a lei personalmente qualcuno le disse no, questo non si può fare? Cioè ricorda una figura soggettiva precisa? Cioè se è stato uno zio piuttosto che un altro? Cioè chi le disse non può essere toccato? Allora, io sto dicendo, avevano arrestato mio zio Pino e il Galatolo. Sì. E noi l'abbiamo andato a chiedere a mio zio, perché? Perché noi pensavamo che gli ultimi incontri che ha avuto questo signor La Barbera, li ha avuti con mio zio Giuseppe. All'epoca mio zio Giuseppe nel 90-91 gestiva la famiglia dell'Acqua Santa, la responsabilità era sua all'epoca. Perciò noi tramite uno dei figli, se non mi sbaglio, Angelo Galatolo, il figlio, parlavamo tra di noi, tra i cugini, io, Angelo Galatolo, figlio di Pino, Stefano Galatolo, figlio di Pino, e Angelo Galatolo, figlio di Gaetano, classe 60. Parlavamo di fare un'azione, potevamo fare un'azione con questo, anche per una cosa nostra, della nostra famiglia. E lui, dopo un po' di giorni, una ventina di giorni così, al primo colloquio che ha dovuto fare il figlio con il padre, ci ha mandato a dire di non permetterci minimamente a pensarlo. Ok. Senta, dopo questo episodio... Però non voglio essere, signor non prego. Voglio essere... non mi ricordo esattamente chi dei due fratelli è stato che ci ha portato la risposta. Uno dei figli sì, ma non mi ricordo se è stato Angelo o Stefano. Ok. Senta... Dopo questo episodio, quindi la sparatoria, la vostra reazione, il blocco, diciamo, di questa vostra volontà, il fermare questa vostra volontà di reazione, lei comunque dopo questo episodio ha avuto modo di incontrare il dottor La Barbera? Allora, questa era stata una cosa che ho detto all'inizio. Il dottor Barbera, quel periodo degli anni 90, no, inizia anni 90, 91, 92, girava spesso a Borghese anche con una persona vicino, con la macchina, cioè con un'altra persona, girava nei paraggi di via Tolomea Siciliana, zona Fiera, a Bascatassa, entrava anche a Bascatassa e noi lo vedevamo là. Lo vedevo, spesso lo vedevo, sia prima della strage di Borsellino, del torbido Borsellino, sia dopo. La mia domanda era, in realtà, forse su questo diciamo la colpa è mia, che sono stato diciamo un se po' infelice. Ascolti, io le ho la domanda è questa. Lei, dopo la sparatoria, dopo che le viene detto non si può toccare, lei ha incontrato il dottor La Barbera, cioè non visto... Cioè non incontrato casualmente, no, non visto. No, no. E allora, io devo procedere a una. Avvocato, che c'è? Che la contestazione, diciamo, è equivoca e quindi no, non è una contestazione. Ma comunque può essere l'occasione per fare chiarire al collaboratore. Vediamo come viene formulata. Le faccio, prima di procedere alla contestazione, per essere un po' il tutto un po' più genuino, a prescindere dal dato temporale che io le ho indicato, lei ha mai dato dei soldi personalmente al dottor La Barbera? Io no. Mio primo ministro, forse si sta confondendo col maresciallo Sarzano, sì, nel 92, no, adesso sì. Io leggo la contestazione e poi le vediamo se lei, allora, per caso magari c'è stato un errore quando lei ha reso le dichiarazioni. Può anche darsi, sono passati tanti anni, però ricordo attuale, non mi ricordo.
Presidente, un attimo solo che devo trovare il sì, punto. Sì, certo, non si preoccupi, rimaniamo in attesa. Allora, sì. Per gli avvocati siamo sempre, no, in realtà questo non è più il quater, siamo ovviamente nel primo grado, 4 febbraio 2019, in pagina... Primo grado di questo processo? Primo grado di questo processo. Quindi l'esame in sì, questo processo, sì. Non quello nel quater? No, il quater ora poi ci ritorniamo, ma in questo momento la contestazione, la pagina è la 21. Allora, signor Galatolo, mi ascolti bene, così magari ci chiarisce, le leggo anche la domanda che le fa il dottor Paci, il pubblico ministero. Successivamente, avendo lei cominciato a svolgere un ruolo in seno a Cosa Nostra, avendo contatti con i suoi zii, con suo padre, con la sua famiglia, poi ha capito perché venivano e di cosa discutevano in vicolo Pipitone, si fa riferimento ai soggetti, chiamiamoli istituzionali. Lei risponde, mi ascolti bene, sì, questo sì, ma glielo posso dire, ma prima non lo potevo mai sapere. Dopo sono venuto a sapere i motivi per i quali si vedevano queste persone che entravano. Per esempio, in carcere c'è stato un periodo nel 96 e nel 97 che eravamo padri e figli di tutti, i fratelli di mio padre in carcere. Al Pagliarelli, per dire, eravamo la maggior parte là. Ci facevamo mettere tutti in un piano e stavamo tra di noi parenti. E poi si prendeva qualche argomento, si parlava che questo faccia da mostro apparteneva ai servizi segreti. Gaetano Scotto era amico suo perché aveva i contatti con i servizi segreti. Il maresciallo Salzano perché era la persona di fiducia nostra alla caserma dei carabinieri. Era pagato e stipendiato nostro. Nel 1992 gli ultimi 2 milioni glielo ho dati io alla Barbera perché faceva pure parte, era uno corrotto. Sì, solo che c'è il punto tra io e la Barbera. No, signor pubblico ministero, qualcosa che o sta leggendo male, lei mi deve scusare che io... No, le assicuro, non so, posso avere tanti difetti, ma sicuramente non leggo male. Aspetta, non si preoccupi. Allora, no, io lo dico io perché io ho pagato, personalmente... Signor Galato, ascolti un attimo. Scusate, evitiamo la confusione. Abbiamo il problema che i gesti non si registrano, se parliamo contemporaneamente è lo stesso... Abbiamo lo stesso effetto. Allora, lei ha fatto una contestazione. No, Presidente, se mi consente, perché... Completo la contestazione, perché il collaboratore potrebbe avere ragione. Diamo un po' di ordine. Nel senso lei completa la contestazione. Ovviamente... Poi, aspetti, lei completi la contestazione. L'avvocato Seminara poi farà le sue obiezioni. E dopodiché il signor Galatolo aspetterà che noi completiamo questo scambio e poi gli daremo la parola. Ha sentito, allora, signor Galatolo? Sì, grazie signor Presidente. Grazie. Allora, signor Galatolo, mi ascolti bene per comprendere se qui c'è un errore piuttosto, diciamo, nella trascrizione e nella punteggiatura che viene fatta da parte di chi trascrive le udienze. Allora, il maresciallo Salzano, perché era la persona di fiducia nostra alla caserma dei carabinieri, era pagato e stipendiato nostro. Punto. Nel 1992 gli ultimi 2 milioni glielo ho dati io, punto, potrebbe essere a Salzano, però lei poi aggiunge, o meglio, viene scritto così con la punteggiatura, alla Barbera perché faceva pure parte, quindi non si comprende se questi 2 milioni, alla luce di questa trascrizione così come è fatta di quello che lei ha detto, li ha dati alla Barbera o li ha dati a Salzano. Aspetti un attimo, avvocato Seminara, vuole intervenire? No, ma se facciamo rispondere il collaboratore forse otteniamo una benissimo. Risposta. No, io volevo essere sicuro che... Signor Galatolo, può rispondere alla domanda del Signor Presidente, procuratore generale? Prima cosa voglio chiedere scusa al pubblico ministero e a lei, a tutti, perché ho detto magari una cosa che forse non ho letto bene, ma siccome è una cosa, voglio chiedere scusa, ma siccome è una cosa che ho provato con le mie stesse mani, la mia persona, e già immaginavo che se c'era uno sbaglio di persona... Allora, io dico che gli ultimi 2-3 milioni li ho consegnati io personalmente a maresciallo Sarzano e gli dico anche dove, in un ristorante all'interno sopra Villeggea, per andare a Monte Pellegrino. Poi, che era corrotto la Barbera mi risulta perché era il mio zio, mi avevano detto che era nel libro dei Madonia e Nostro, ma non ho mai consegnato soldi alla Barbera.
perché non ha avuto mai questa possibilità di averci un contatto anche nel parlare, mi spiego. Ok, quindi lei non ci ha mai parlato, non l'ha mai incontrato, lo ha visto ma non l'ha mai incontrato. Ma l'ho visto, sì, l'ho incontrato in Vicolo Pepitone, l'ho incontrato da Scatasse, in Medamera, a Bararamis, ovunque l'ho visto nella mia zona, ma mai ci ho avuto possibilità di parlarci a tu per tu, mi spiego. Sì, e allora vorrei capire anche un'altra cosa, che ci siamo, questi 2 milioni che lei dà a Salzano, che sono l'ultima tranche che lei dà, siamo dopo comunque, siamo prima delle stragi e dopo la sparatoria di Mimmo Fasone? Ma guardi, è stato nel 92, mi ricordo il 92, ma non c'entra niente con questa cosa, no, lo perché so, le però spiego. Le sto chiedendo una precisazione temporale. Addirittura, se non mi sbaglio, signor Pugomessa, se mi fa parlare le spiego, perché voglio essere, io già che parlo male, poi magari mi confondo di più. Questi 2 milioni addirittura, quando glielo ho dati al maresciallo Sarzano, io mi trovavo in un ristorante di un parente di Salvatore Cucuzza, che è vicino Villeggea. Addirittura il maresciallo Sarzano, già, se non mi sbaglio, già era in pensione. Perciò è stata una cosa che lui, quando mi ha visto, mi ha detto: Vito, cioè, mi servono qualcosa di soldi. Io all'epoca avevo soldi a buttarli, ho preso 2-3 milioni, non mi ricordo se erano 3 milioni, ma 2 milioni sicuro, e gliel'ho consegnati. Quindi è stata una sua iniziativa, diciamo, non programmata, cioè no. È stata così casuale, ok. No, me l'ha chiesto lui. Ok. Senta, andiamo invece a quelli che sono, se lei ne ha conoscenza, eventuali rapporti tra le famiglie del suo mandamento, quindi ovviamente mi riferisco a tutte le famiglie del mandamento di Resuttana, e appartenenti a servizi segreti. Quelle che usavo dei servizi segreti, che per seguire questo giovane gioiello faccia da mostro, ma io già ne ho parlato in tutti i processi, in tutto dove sono andato, ho fatto già dichiarazione di tutti questi processi e confermo che veniva a Vicolo Pepitone a incontrare in Madonia, mio padre, erano tutti gli uomini d'onore di Cosa Nostra, erano là dentro, c'era Gaetano Scotto che è uomo d'onore della famiglia dell'Aranella, facendo capo al mandamento di Re Sultano. Queste, ma già le ho dette centinaia di volte queste cose, poi altre persone al di fuori di quello che ho nominato, che veniva con Pepitone, che appartenevano ai servizi segreti, non ne conosco. Dottor Contrada, questo signor La Barbera, queste erano le persone che venivano. Che lei ha visto? Stiamo parlando di quelle che lei ha visto. Non ho sentito dire. Proprio che lei ha visto, quindi ho visto io personalmente. Senta, vabbè, quindi lei anche su questo conferma le domande. Le faccio l'ultima domanda. Lei ricorderà sicuramente di essere stato sentito nel corso del processo Borsellino Quater. Tra l'altro è uno dei primi processi. Io sono stato sentito in un centinaio di processi, però mi devo andare a ricordare. Però la mia domanda è specifica. Questo processo. Io me ne rendo conto. Sì, mi dico. Lei viene sentito nel Borsellino Quater e siamo nel 2015, quindi un anno dopo la sua collaborazione. Lei in quell'occasione ricorda stava parlando di La Barbera ed è stato interrotto dal pubblico ministero? Se lo ricorda? Che io mi ricordo che, ma sempre, però sono, guardi, non voglio errare, ma sempre su opposizione del presidente che l'ha fermato a una cosa del genere. Mi ha detto di. Io volevo capire se lei ricordava la vicenda e il motivo per il cui il pubblico ministero l'ha interrotta. Se lo ricorda? No, sinceramente no, signor pubblico ministero. Quante volte me l'ha interrotto? Lei si ricorda se per caso il pubblico ministero l'ha interrotta perché c'erano indagini in corso? Ho ricevuto un tanto di non rispondere perché c'erano indagini in corso in tante cose. No, non che lei non ha risposto, lei che è stato interrotto. Sono stato interrotto. Eh? Ma mi sentite quando parlo, signor Presidente? No, signor Cato, l'abbiamo sentita, però c'è stata una sovrapposizione di voci. Se ci fa la cortesia di ripetere l'ultima cosa che ha detto.
Sì, signor Presidente, sono stato interrotto, è questa parola, ci sono indagini in corso, mi è stato detto in un sacco di processi, devo essere onesto e non posso dire bugie, non escludo che mi è stato anche detto in quella volta, però... Non lo ricorda, non lo ricorda. Mi spiego, sì, in chiaro, tanti processi sono andato e parlavo di qualche cosa, no, ci sono indagini in corso e non rispondevo, il Presidente mi diceva non rispondo allora. Va bene, ok, allora non ho altre domande, grazie. La Procura Generale ha concluso, ci sono domande. E le parti civili, qualcuno vuole intervenire? L'Avvocatura dello Stato, prego. Buonasera, Avvocato dello Stato Giuseppe Gaspina. Ascolti, no, sì. Lei ha parlato di Giovanni Aiello appartenente ai servizi segreti. Può specificare come l'ha conosciuto? Ma io ce l'ho detto come l'ho conosciuto, avvocato, forse non lo so, lei non c'era, che veniva dentro casa mia, vicolo Papitone. Ecco, sa a che quale... Dopo, sì, mi perdoni. Che si chiama Giovanni Aiello, ho saputo dopo. Ha saputo, le hanno mai detto a quale branca dei servizi segreti apparteneva? Deviati, mi è stato detto. Non che faceva parte della polizia, che era un poliziotto. Lei si ricorda quando l'ha visto a Vicolo Pipitone? No, non l'ho visto una volta, più di due o tre volte, veniva spesso. Quelle volte che veniva, stiamo parlando dagli anni 84-85 fino all'arresto di Nino Madonia, prima dell'arresto di Nino Madonia. Dopo l'arresto di Nino Madonia non è venuto più. Senta, lei ha parlato, dico, servizi deviati. È una cosa, da chi l'ha saputo? Ne abbiamo parlato con i miei parenti, con tutti i miei parenti, mentre eravamo anche a Pagliarelli. Sì, vuole, glielo ho detto, da noi non ci nascondavamo, avvocato, tra di noi non ci nascondavamo nulla. Sì, ho capito, dico qualcosa di più specifico, qualche ne ha detto, dice... Sì, lo solo detto, parlavamo con mio cugino Stefano Fontana, che era uomo d'onore della famiglia dell'Acqua Santa, e mi diceva, parlavo con mio zio Pino e mi diceva questo, con altri miei zii, cioè tra cugini, quei parlavamo noi, con il sottocapo della famiglia dell'Acqua Santa, che era Antonio Pepitone, scapitava anche con Vincenzo Di Mai, ne parlavamo che là dentro se parlavano i muri, arrestavano l'Italia, che gli devo dire, questo mi diceva. Senta... Lei è mai stato sentito dalla Direzione Nazionale Antimafia? Ma guardi, io che la DNA. Sì. Ho fatto interrogatori con altri pubblici ministeri, però se non mi sbaglio no, se non a livello col capo della DNA, diciamo, non ho avuto mai un colloquio, un interrogatorio. Ho capito. E solo un ultimo chiarimento. Poco fa ha nominato a un certo punto Ferdico. Era una persona vicina a Cosa Nostra, nella famiglia dell'Acqua Santa, il Resultano. Ma parliamo di chi? Perché non vorrei... Dico, parliamo di Francesco Ferdico? No, Giuseppe Ferdico. E dico, chi è questa un persona? Un commerciante. Un commerciante? È un commerciante di detersivi, ha negozi di detersivi, in tutta Palermo. E le risulta che c'è stato un processo... Contro questa persona? Sono andato nei suoi processi, però poi non so. Non sa come sono finiti? No. Vabbè, glielo dico io, è stato assolto. Ben per lui. Dico, però lei non è stato considerato credibile. Dico, comunque, vabbè, non ho altre domande. Niente, ma che considerazioni sono? Cioè... Va bene, questo, l'esito non è una cosa che dipende dal collaboratore, poi lo valuteremo se è rilevante. Signor Presidente, posso parlare? Una risposta la posso dare? Una produzione, diciamo, sì. La sentenza è definitiva, Presidente. Quindi... Signor Calato, cosa vuole? Dare una risposta? Mi ha dato la possibilità di rispondere all'avvocato, che è stato così. Posso rispondere o no? E cosa vuole rispondere? Lei ci ha detto che non sa l'esito. Siccome mi ha detto che è stato assolto...
e non sono stato credibile. Vorrei dire all'avvocato se gentilmente va a prendere tutte le sentenze di dove sono andato nei processi e mette quelle attendibili pure, non quelle inattendibili. Attendibile bene, poi non questo, significa... questo lo, lo... Mi spiego. No, questo poi lo valuteremo. A me non mi interessa, signor Presidente, mi figura che cosa mi interessa a me. Però per l'avvocato stesso magari in 100 processi 99 c'è l'attendibilità e magari è andato a prendere quella che gli conveniva a lui, solo questo voglio dire. Va bene, non è questa, queste saranno le valutazioni che farà la Corte, intanto ha dato la sua risposta. Ma... grazie. E va bene così. E ci sono altre parti civili che devono fare domande? La difesa degli imputati può intervenire già? Possiamo iniziare? Sì. Prego. Allora, se mi dà l'autorizzazione a stare seduto anche per la consultazione, ringrazio la Corte. Poi, come l'altra volta, noi vorremmo produrre i due verbali del 7 maggio 2015, 15 maggio 2015, che sono quelli del processo trattativo e registro. Allora, vogliamo segnare, allora, prima di avviare il controesame, l'avvocato Seminara chiede di produrre il verbale dell'udienza in data... Sono 7 maggio e 15 maggio 2015... Nel procedimento 7 maggio e 15 maggio 2015 nel procedimento RG 113 Corte d'Assise Palermo, cosiddetto trattativa. E quello del quater che 19 febbraio 2015. Ma questo non è già agli atti? Questo non lo ricordo, Presidente, perché obiettivamente non ricordo se questo era stato prodotto. No. Credo di no. Addirittura numero c'è una parte del verbale riportata, o meglio, nella sentenza è riportata una parte della sentenza del postino quater che a sua volta riporta questa udienza. Sì, Presidente, credo che sia così e che non sono acquisiti. No, qua nessuno di noi è pico della Mirandola, però insomma potremmo. Vabbè, poi sì. C'è il consenso del pubblico ministero. Allora, il secondo verbale l'abbiamo. Sì, vabbè. RG 213 Corte d'Assise Caltanissetta. Corte d'Assise Caltanissetta. 213 RG Corte d'Assise Caltanissetta. Diciamo per comodità, sì. Anche se magari in parte è già nella disponibilità del fascicolo. Chiede l'acquisizione di questi verbali, e le altre parti non si oppongono. La Corte dispone in conformità. Prego, può procedere. Grazie Presidente. Galatolo, molto brevemente. Lei sì, viene buono. Arrestato la prima volta nel 95, o non ho capito bene la data iniziale. Marzo 96. 29 marzo 96. Dopodiché esce a fine 2000? 29 marzo 2000. Poi viene riarrestato a giugno 2002. Giugno 2002 e scarcerato settembre 2012. Oh, perfetto. E allora, le volevo chiedere... Giugno 2014. Sì, per il processo Apocalisse? Sì. Lei nel 92-93... Mi sente? Sì, sì, sì. Lei ha riferito che gestiva i soldi, ma li gestiva sotto, diciamo, la supervisione di suo cugino? E, no, assieme. Assieme. E, diciamo, di questi soldi lei cosa ne faceva, diciamo, sostanzialmente? Come l'investivo? No. O che ne faceva dei guadagni? Le ripeto, questi erano denari che le venivano dati per consegnarli a sua madre, per darli a suo cugino Angelo? No, erano soldi di mio padre. Sì. E li gestivo io assieme a mio cugino. Allora, io le contesto...
è parzialmente diverso, diciamo, io lo contesto, il verbale è del 7-5-2015, l'1-13. Finché crescendo pure io, dopo già il 92 e il 93, incominciavo a avere i soldi di mio padre in mano, a gestirli. Cioè i Graziano, per dire, costruivano e mi davano i soldi. Personalmente me li portavano a me. Io li conservavo, o li davo a mia mamma, oppure li davo a mio cugino. Questo è il figlio di Tano. Li gestiva lui i soldi dei miei zii e di mio padre, perché poi lui li investiva a comprare immobili o in delle società. Quindi sembrerebbe da questa dichiarazione che in realtà è suo cugino Angelo, insieme a sua madre, a gestirli, e che lei materialmente incassava. Mia madre non c'entra niente, avvocato. Mia madre, che c'entra che le gestiva mia madre? Mia madre non li dava, noi. Non c'è scritto che li gestiva, lei dice che li dava a mia madre. Ma lei ha detto che le gestiva sua madre? No, 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 io non ho detto che li gestivo, ho detto, lei ha detto, li davo a mia mamma o li dava a mio cugino, il figlio di Tano, e li gestiva lui i soldi dei miei zii e di mio padre, perché li investiva a comprare immobili in società. Posso rispondere, avvocato? Prego, prego, risponda, non si preoccupi. Avvocato, sinceramente non vedo questa cosa che mi stai dicendo, non la vedo in contrasto, perché se quando dico che dopo il 92-93 anche io mettevo a gestire, lei sta dicendo che c'è scritto che Graziano portavano i soldi a me, significa che me li davano a me personalmente, poi io li davo a mio cugino per investirli in delle società che mio cugino aveva pure lì e faceva fruttare dei soldi, poi se noi prendevamo i soldi gli devo dare a mia madre, era giusto, gli davo anche i soldi a mia madre. Come faceva andare a fare i colloqui? Come faceva? Non c'erano problemi di soldi. Ho capito, ma lei mette, diciamo, questa sua gestione a un livello prettamente familiare. O lei gestiva, mi perdoni, aspetti che l'avvocato finisce e poi dopo lei può parlare, può dire quello che ritiene. Allora mi faceva domanda specifica. Diceva, questa gestione del denaro è una gestione familiare o è una gestione, diciamo, istituzionale della famiglia? Posso rispondere? Prego, certo. Prego. Io le voglio dire una cosa, siccome i Graziano, che sono i costruttori e sono societari di Galatolo e Madonia, non sono delle persone, diciamo, per bene tra virgolette, cioè sono appartenenti a Cosa Nostra, ed è una cosa di Cosa Nostra, poi noi facevamo dei soldi dei Graziano che ci davano, dei cantieri navali che entravano e uscivano soldi, investivamo. Li investivamo dove che mio cugino, dove che noi vedevamo che si potevano investire. Allora ne usci così, mi perdoni. Nel 92-93, fino al 91 sicuramente, c'è suo zio Pino libero, fino a ottobre del 91. Fino al 91, sì. Poi sì. Ha detto che c'era Nino Pipitone, che è il sottocapo della famiglia. Poi ha detto che c'era libero Di Maio, se ho capito male. Poi ha riferito di altri suoi cugini, e in particolare di Angelo, che avrebbe gestito il denaro per conto dei suoi zii, perché lei questo ha dichiarato. Per cui io le dico, vista questa, diciamo, situazione, il suo ruolo era un ruolo marginale rispetto alla sua famiglia di nascita o era un ruolo inserito all'interno dell'associazione? Avvocato, io, come gli ho detto all'inizio, non avevamo questi problemi noi, se era un uomo d'onore o non era un uomo d'onore, noi gestivamo tutto quello. Ora le faccio un esempio. No, lei non mi deve fare un esempio. Aspetti, avvocato, per favore, facciamolo parlare. No, altrimenti noi non dobbiamo verificare se ci risponde bene, non lo faccio, Presidente, questo forse, diciamo, è un'impostazione altrui, non è certamente la mia. Il problema è che il collaboratore ha reso delle dichiarazioni che io, nel mio controesame, ho diritto di contestargli anche prima della sua ennesima risposta, perché lui già ha risposto. Quindi, allora facciamo così, avvocato, lei individui tutte le cose che deve contestare, gliele contesta e poi lo ascoltiamo, altrimenti non vi seguiamo, perché vi parlate uno addosso all'altro. Stiamo parlando della stessa questione e lui a pagina di 13 dello stesso verbale il 5 maggio dice: perché noi non avevamo bisogno di essere punciuti, quando nel 2000 sono uscito io, la prima carcerazione sono uscito nel marzo del 2000, l'ho presa io la gestione della famiglia dell'Acqua Santa. Quindi se lui nel 2000 dichiara di aver assunto
per quel periodo in cui era libero, la gestione della famiglia dell'Acqua Santa, e poiché nel 92-93 vengono liberi tutta una serie di uomini d'onore, compreso il sottocapo, e lui ha dichiarato che suo cugino Angelo gestiva la cassa per conto degli zii, io ripeto, quindi lei nel 92-93 aveva una gestione marginale rispetto all'ambito generale della famiglia dell'Acqua Santa. No, è una domanda. A parte che non ero uomo d'onore, e c'era qualche uomo d'onore, ma le ripeto a dire, avvocato, io gestivo la famiglia dell'Acqua Santa, cioè i soldi di mio padre, dei miei zii, assieme a mio cugino, e gli ho detto, non avevo il ruolo come l'avevo nel 2000, attenzione, perché nel 2000 gestivo tutto io ed ero io il rappresentante della famiglia dell'Acqua Santa nel 2000. Nel 92, quello che vuole sapere, che le dico pure una cosa sola, che sia Nino Pepitone che Vincenzo Di Maio, specificamente nell'ambito costruzioni dei Graziano, non si sono mai mischiati, perché erano delle società illecite di mio padre, Nino Madonia Graziano, non era né Pepitone né Di Maio. Mi spiego, famiglia Galatolo, Madonia, Graziano. Allora Galatolo, proprio in riferimento a questo, nel 92-93 lei incassava i soldi anche per conto dei Madonia, cioè il suo rapporto rispetto alla società di cui lei ha vantato, diciamo, il credito, lei assumeva nel 92-93 e incassava per la società Galatolo Madonia? Allora, dico una cosa, avvocato, no, però a volte quando, non so, le faccio una cosa, qualcuno dei Graziano, Vincenzo Graziano o Domenico Graziano, che c'è stato anche un periodo che è stato in casa, mi dava dei soldi, mi dicevano se avevo la possibilità di poterle portare a qualcuno dei Madonia. E noi prendevamo la sorella di mio padre, si chiamava Concetta, e lì era la proprietaria della casa dove abitava la signora Ninetta Madonia, la mamma di Nino Madonia, e gli riportavamo pure, è successo pure. Poi le voglio dire un'altra cosa, gli porto, è successo una cosa, io le sto dicendo, se lei aveva rapporti rispetto alla parte che riguardava Madonia, se lei una volta tramite avvocato altri... Signor Galatolo, abbia pazienza. Allora, avvocato, ha risposto, ha detto che si occupava del caso di fare da tramite per le quote di spettanza di Madonia attraverso altri suoi familiari. Questa è la sua risposta. Nel 92-93 chi reggeva il mandamento di Re Suttana? All'epoca, dopo la morte di... c'era Ciccio di Trapani, che era vicino anche a Pino Guastella. Quindi Pino Guastella, Pino Guastella o Ciccio di Trapani? Ha detto Ciccio di Trapani, che era vicino a Pino Guastella, avvocato. Avvocato, perché le voglio dire un'altra cosa, signor Presidente, però io l'avvocato mi fa fare delle domande e non mi fa più finire le domande. Allora, signor Galato, lei abbia pazienza, a questo ci penso io. Se non ci riusciamo. Sì, ma io devo allora, ascolti, signor Galatolo, però veda, anche lei però deve abituare. Ascolti, signor Galatolo, se lei parla quando parla qualcun altro, quello che lei dice non lo capisce nessuno. Quindi. Intanto prenda atto di questo, che bisogna aspettare che gli altri finiscano di parlare. Allora, questo ci penserò io a fare in modo che lei possa rispondere, però lei cerchi di stare tranquillo e di non mettersi a tu per tu con l'avvocato. Avvocato, la risposta grazie, era questa. Nel 92, a gennaio del 92, dopo l'arresto di Salvo Madonia, chi è il reggente del mandamento di Re Suttana? Se non mi sbaglio, Pino Guastella prende la reggenza. Posso dire una cosa, avvocato? Posso rispondere alla domanda prima di questa? A quale domanda deve rispondere? Mi perdoni. Aspetti, avvocato, scusi. No, siccome ha voluto sapere dei Madonia, se prendevo soldi dei Madonia, gli voglio fare un esempio, fatti. Che abbiamo delle società in via Ruggero Martorano dove c'è lo piccolo biscottificio, quella è società di Nino Madonia, mio padre, ok? E la signora Ninetta Madonia, la moglie di Francesco Madonia,
non si andava a prendere più i soldi, e quel signore aveva un sacco di soldi conservati che gli doveva dare e me li ha consegnati a me. E io l'ho dovuto portare tramite mia zia, gli ho detto portaglieli, perché non li poteva tenere più quel signore, lo piccolo, questi soldi dei Madonia. Cioè, si figuri. Bene, questo è un altro... Signor Galatolo, lei ha riferito di avere visto personalmente la Barbera dentro vicolo Pipitone. Sì. E allora io le dico che la pagina 80 del 7 maggio del 2015 è alla pagina 125 del 15 maggio del 2015. Lei dice prima è stato visto, poi... Scusi avvocato, però dovrebbe leggere proprio direttamente il verbale. Come il tribunale, la corte ha il coso, voleva evitare la citazione precisa, perché c'è il passo. Però la corte ancora non ce l'ha materialmente, quindi è meglio che lo leggi. Allora, la prima è il 7-5-2015, la pagina è la 80. Ma devo rispondere oppure aspettare un secondo? No, aspetti che adesso le farà la contestazione. Ah. Sì, sta dicendo, sta indicando l'avvocato a quale pagina si trovano le parti delle sue dichiarazioni che adesso le verranno letti. No, io pensavo che dovevo rispondere io, signor Presidente, mi scusi. No. Vero che le abbiamo chiesto delle date precise, ma quelle addirittura del verbale di udienza le facciamo dire agli avvocati che hanno le carte sotto mano. Uno, le posso dare il nome, che era nel libro Mastro della Famiglia di Resuttana, era la Barbera, che all'epoca nel 90, così 91, è stato visto a Fondo Pipitone a trovare mio zio Galatolo Giuseppe. Lei dice il questore, eccetera, eccetera. L'altra, invece... Io però, Presidente, non vedo nessun contrasto con quello che ha dichiarato. Io so che è stato visto, significa che non l'ho visto io. Poi lui mi chiarirà, siccome c'è un'altra frase dove lui dice so. Sì, comunque, avvocato, le dico che l'ho visto personalmente io. Mi perdoni, mi faccia finire la parte, mi faccia indicare la parte, visto che così ne rimane traccia. Pagina 125 del 15-5 del 2015, la Barbera, ho detto, ho dichiarato che lo vedevo io nella mia zona prima e dopo le stragi di Via D'Amelio, e so che una volta è andato da mio zio fino 90 quando era ai domiciliari. Quindi qui non soltanto dice che sa, ma dice anche che questo è avvenuto una volta. E tra l'altro le dico che lei nei verbali della trattativa e nel verbale del quater più volte dice che è andato una volta, così come nei verbali precedenti dice che è andato solo dopo la strage in zona, e poi dirà prima e dopo, come per esempio in questo caso. Alla luce di queste argomentazioni, è andato la Barbera una volta sola, è andato più volte, gliel'hanno riferito, è andato prima o è andato dopo le stragi o prima e dopo le stragi? Allora, prego. Avvocato, andiamoci con calma, perché prima e dopo le stragi stiamo parlando Barscatassa, zona Fiera del Mediterraneo, Via Tolomea Siciliana, queste zone di qua. Prima e dopo le stragi, vederlo, non incontrarlo io, vederlo che girava intorno là, che veniva a Figolo Pepitone, le dico che l'ho visto io e sono state due volte, sempre con mio zio Carlo Giuseppe. Punto, questo è quello che le dico io. Quindi lo vedeva prima e dopo in giro, giusto? Nella sua zona, mentre l'ha visto in vicolo Pipitone prima delle stragi. Sì. Fino a che c'era mio zio ai domiciliari è stato due volte. Poi lei della rapina avvenuta nei confronti di Fasone e dell'altro vostro, diciamo, la rapina non è avvenuta nei confronti di Fasone, la è avvenuta nei confronti del centro estetico, la Barbera da parte di Fasone e Pumo. Lei con chi è che ne parla? È una cosa che ne parlavamo tutta la zona, però c'è stato che ne parlavamo con tutti i nostri cugini, perché noi come eravamo abituati, avvocato, così magari può prendere anche informazione per dargli delle conferme. Un'ipotesi, il pomeriggio, per dirle, tutti i cugini e amici nostri della borgata ce la facevamo in un bar, si chiama Bar Snoopy, ce la facevamo tutti in quel bar,
ma non un giorno, due giorni, tre giorni a settimana, ogni giorno. Tra cui c'era il fratello Mimmo Norato, che era un amico nostro, il ragazzo che stava con noi, c'era Paolo Francesco Gaeta, che era una persona che stava con noi, e questo ragazzo, anche Mimmo Fasone, veniva spesso da noi, che si prendeva il caffè e stava con noi e se ne andava. Cioè, quando è però successo lei non questa deve cosa? Le domande. Aspetti, avvocato, ascolti. Ha visto che non mi fa rispondere, signor Presidente. Signor Garatolo, mi perdoni. Una domanda, signori, signor Garatolo è avvocato. Non siamo sullo stesso piano, no, signor Garatolo. No, in questo momento c'è una persona che è su un piano diverso, non per una sua particolare prerogativa, ma per il ruolo. Voi non potete continuare a interloquire direttamente senza tenere conto del fatto che state svolgendo un'attività a beneficio della Corte. E allora, avvocato, lo lasci parlare. Signor Galatolo, lei non si deve lamentare di come si comporta l'avvocato. L'avvocato fa il suo lavoro. Se deve essere limitato nell'esercizio delle sue prerogative, ci pensa la Corte. Quindi lei continui a rispondere. Cosa stava dicendo? Prosegua. Io voglio rispondere, ma se non allora, lei non si deve occupare della direzione dell'udienza. Avrà tanti altri pensieri nella vita, ma questo non ce l'ha. Non si preoccupi. Risponda. Ho risposto, signor Presidente. E non l'abbiamo capito, ricominci. Posso fare la domanda, no, Presidente? Perché sennò la Corte... guardi che la Corte capisce molte più cose di quanto lei non immagini. Allora abbia pazienza. Vuole ripetere quello che ha detto poco fa? Sì, io sto dicendo che quando è stato questa disgrazia che è successa, non so, che l'hanno uccisa a Mimmo Fasone, questo ragazzo veniva spesso da noi in via Mario Rizzo, anche in via Montalbo, stavamo assieme, ci prendevamo il caffè, chi si prendeva, stava con noi, una cosa che noi tutto il pomeriggio fino a chiusura, che questo bar chiudeva le 8:30, le 8, ci andavamo a casa, chiunque passava di là. E quando abbiamo sentito sta notizia di qua, c'eravamo io, mio cugino Stefano, figlio di Pino, mio cugino Angelo, figlio di Pino, e c'eravamo tutti, Mimmo Caviglia, tutti là eravamo, ci siamo rimasti male quando abbiamo saputo, c'è stata una riunione, ma come è combinata, come è successo, così, ne parlavamo fra parenti. Prego, avvocato. E amici che erano là. Benissimo, sì. Ha terminato, signor Galatolo? Sì, signor Galatolo, lei ricorda di aver detto e riferito che ne parlava con suo zio Pino Galatolo mentre era agli arresti domiciliari di questa rapina? Ma avvocato, guardi, mi scusi se magari se l'ho detto non mi ricordo, ma non può essere, perché quando è stato ucciso Mimmo Fasone, già mio zio era in carcere, perché poi quando è successo, ecco, ha visto, avvocato, quando è successo che noi volevamo prendere una decisione per i fatti nostri, mio zio era in carcere. Mi perdoni, ma lei questa circostanza che suo zio agli inizi del 92 era in carcere in questi processi precedenti, quando l'ha riferita? Che nel gennaio del 92, lei ha già riferito che suo zio nel gennaio 92 era detenuto, come il pubblico ministero le ha detto, da ottobre a marzo in un'altra città? No, quello che io ho riferito e non l'ho riferito, non lo so se l'ho riferito o no, non mi ricordo, avvocato, però quello che posso dire è che noi lo sta bene, ce lo doveva dare mio zio, l'abbiamo chiesto a mio zio, ma di fatti prima che il pubblico ministero poco fa voleva sapere in quale carcere era, io ho risposto io che era a Bari, ci sono le registrazioni che si possono ascoltare. Quindi lei nega o non ricorda di aver riferito che suo zio le disse quello personalmente, perché era gli arresti domiciliari, quello che oggi ha detto invece essere avvenuto per interposta persona? Presidente, posso, avvocato, da qui? Non è il avvocato modo di fare la contestazione. Cioè, non si può dire lei ricorda, peraltro per un soggetto che ha reso 100.000 dichiarazioni. La tecnica è, e questo è risaputo, non lo devo insegnare io all'avvocato Seminara, prendere il verbale, fare la contestazione e poi il teste naturalmente potrà rispondere. Non si può dire lei ricorda se 10 anni fa, 5 anni fa nel processo o in un altro processo ha detto questo o non ha detto quello. Presidente, io ritengo che al di là della contestazione, che non ho fatto, i verbali sono acquisiti e quindi io non ho interesse di come dire, a divenire a una soluzione diversa. Sto chiedendo al collaboratore se lui ricorda
e se lo ricorda per quale motivo oggi ha cambiato versione, se ricorda che prima in precedenza aveva riferito che queste interlocuzioni le aveva avute con suo zio agli arresti domiciliari, circa la questione che riguardava sia l'uccisione di Fasone e il ferimento di Pumo, sia la vicenda che riguardava la Barbera. Signor Galasso. Senti, c'è opposizione a questa, perché effettivamente così non è nelle condizioni di poter rispondere in maniera genuina. La dichiarazione precedente qual è stata? Ha detto effettivamente così, ha detto che ci ha parlato in maniera domiciliari, dove, quando, quindi andrebbe preso il passaggio preciso da contestare, visto che è precisa la domanda dell'avvocato, andrebbe, diciamo, contestualizzata e letta la contestazione. Avvocato, c'è una precedente dichiarazione che lei tutte vuole contestare? Tutte le dichiarazioni che abbiamo acquisito. Indichiamo. Almeno allora, intanto, signor Galatolo, lei cosa ricorda rispetto a questa circostanza? Lei ci dica quello che allora ricorda, non quello che ricorda che di avere dichiarato, ma quello che ricorda oggi che è avvenuto. Signor Presidente, io con molta tranquillità e sincerità le sto dicendo, vi dico a tutti, che quando è stato l'omicidio di Fasone, di Mimmo Fasone, mio zio già era in carcere. Noi quando abbiamo preso la decisione di fare una cosa di testa nostra, romperci le corna di testa nostra, mio zio si trovava in carcere, già era arrestato, e può andare a vedere... E aspettavo una risposta di mio zio in cui ci ha mandato a dire di non permetterci completamente. E questa è una dichiarazione che le ho fatto oggi per la prima volta, come tante altre. La aspetti, corte avvocato, in grado di avvocato, questo è un suo commento. Lo sta dicendo la corte, allora, qual è quella giusta, sì, vabbè, posso contestare? Lei, quando fa dei commenti o quando enuncia dei dati senza fare domande, fa la stessa cosa che processualmente non si può fare. E quindi la invito a intervenire in questa fase di controllo. Esame solo per fare domande, non per enunciare dati che lei ritiene di fornire. Posso contestare? Certo. Grazie. E allora la pagina è la 18.4.2.19, quindi dovrebbe essere il nostro processo, quando c'è un poliziotto in conflitto a fuoco e uccide un nostro della malavita, questa è lei che parla, si vanno cercando i rimedi per fargliela pagare. Invece questa volta siamo lamentati con mio zio di questa cosa e lui dice: Giuseppe Galatolo, era lui a livello domiciliari come zio, gliel'abbiamo detto che era, qualche parolaccia, questo disgraziato, è uscito questo ragazzo, un amico nostro, perché era un ragazzo gigante, lui ha detto levatelo dalla mente perché non si deve toccare. Poi siamo venuti a sapere e ci ha spiegato che era una persona di fiducia nostra, che era nel libro paga del mandamento e sultana, cioè lei non soltanto dice... Presidente, questa è la contestazione, facciamo rispondere. Presidente, mi perdoni, io devo spiegare la contestazione a cosa ci riferisce. No. Allora, facciamo così. Io perdono lei e lei perdona me, però ognuno di noi fa il suo lavoro. Lei ha fatto questa contestazione. Adesso il signor Galatolo ci dirà se conferma o meno la dichiarazione che le è stata letta. Ha sentito cosa c'era trascritto in quel verbale? Cioè che lei ha parlato con suo zio? Sì, signor Presidente. Sì, ma io mi riferivo, forse mi sono confuso, mi riferivo di fatto, aspettavo una risposta di mio zio dal carcere, non che ai domiciliari. Ma comunque la mia versione, cioè confermo questo che ho detto oggi. Signor Galatolo, ma in questa stessa frase che le ho letto e che lei conferma subito dopo, lei riferisce come se prima sia avvenuta la rapina, e lei in questo contesto della rapina apprende della questione che riguarda la Barbera come soggetto vicino. Perché lei dopo, dice immediatamente dopo, mi faccia fare la contestazione, dice questo, glielo dice in occasione, cioè epoca successiva all'omicidio di questo ragazzo, lei non ricorda quando risale questa rapina che poi è sfociato nella morte del ragazzo. No, sinceramente no, di preciso no, ma siamo là, 91-90 o 91, dopo il 90, mio padre era in carcere, dopo il 90 è stato. Ora, da quello che io le ho letto ora, da quello che lei dice prima, perché dice... perché era un giovane ragazzo e lui dice levatelo dalla mente perché non si deve toccare, che poi siamo venuti a sapere, ci ha spiegato che era una persona di fiducia nostra. Ora, se la rapina avviene nel 92 e questo colloquio di cui ha dichiarato in questa occasione avviene dopo la rapina e invece i rapporti e quindi le visite a Vicolo Pipitone sono del 91, me lo spiega lei come avviene questo fatto?
Ma già io ho risposto prima, avvocato. Le ripeto, da avvocato, questo che le ho letto... Avvocato, le ha già risposto prima. Se è attendibile o non attendibile lo valuteremo. Possiamo andare avanti. Quindi lei non ne parla direttamente con suo zio? No, lo manda a dire a mio zio. L'ha già detto. Lo mandiamo questo. A dire, non lei, solo io. Mi perdoni il Galato, ho detto di andare io. Scusate, abbiate la pazienza di ascoltarvi l'uno con l'altro, per favore. Così vi ascoltiamo anche noi, che siamo qui per questo. Lei ne parla con Antonino Pipitone, ne parla con Stefano Fontana, ne parla con Pino Guastella. No, con Pino Castello non l'ho avuto mai questo argomento io di Mimmo Fasone, questa cosa non l'ho avuto mai. Che ne abbiamo parlato anche in carcere, guardi avvocato, in carcere... No, dopo, io sto parlando del 92, non dopo, io sto parlando nel 92, il 3 gennaio c'è la... Avvocato, Mimmo Fasone è stato ucciso dopo che già mio zio era in carcere. Questo e lo noi so mandiamo molto a dire a mio zio se gli potevamo rompere le corna a questo. Ci siamo, avvocato, glielo ho divolto già 3 volte. Ma ho capito, scusate. 15-20 allora, giorni. Ci manda a dire che non si deve toccare. Allora, signor Galato, questo l'ha già detto ed è chiaro. 7 volte, avvocato. Presidente, signor Calatolo, questo l'ha già detto ed è chiaro. Perché sa che... Signor Calatolo! Signor Calatolo! Si può stare in silenzio? Sì, signor Presidente. Allora, signor Calatolo, ricominciamo dalle domande che ha fatto l'avvocato. L'avvocato le ha chiesto se ne ha parlato con 3 persone. Su una lei ha risposto e ha detto che non ha parlato. Sulle altre 2... Le vuole ricordare, avvocato, chi sono queste persone con le quali lei voleva sapere Nino se ne Nino Pipitone o credo che sia Vincenzo Di Maio? No. Perché è stata una cosa che abbiamo deciso noi, di quello che mi ricordo, avvocato. Ah, non lo escludo, ma perché facevano parte della famiglia, te, signor Presidente, facevano parte della famiglia. Ma non lo escludo perché... È stata una cosa che volevamo fare noi ragazzi. Va bene, quindi non ne ha parlato con Guastalla, con Pipitone. Va bene, prego. Mi perdoni, al di là delle contestazioni, quindi se ho capito bene, questa era una cosa che avrebbe fatto anche lei personalmente? Ce mi sono messo pure in questa situazione. Avvocato, quando dico noi che significa? Mi è inutile che rida, avvocato. Quando diciamo noi cosa significa, avvocato? Le ripeto, lei questa situazione riguardante la reazione di Cosa Nostra avverso l'uccisione di Fasone... E io le dico, avvocato, noi assieme ai miei cugini, noi. Poi se lei noi significa lui, non lo so. No. Diciamo noi che ci sono pure io. Perché qual era il problema, avvocato, non lo potevo fare? No, io non ho detto nulla. Io ho chiesto a lei se questo intendeva, noi, mi perdoni, ricomprendesse lei stessa personalmente. Lei mi ha detto sì, quindi non va bene. Io le dico possiamo andare avanti, avvocato. Lei nel 2010 è stato combinato? Sì, sfortunatamente sì, avvocato. Questo lo dice lei, lo lascio alla sua valutazione. Io le chiedo, signor Galatolo, se prima magari questo dato non le era noto, sicuramente dal 2010 dovrebbe esserlo, per l'uccisione di un poliziotto o di un capo della squadra mobile o di un questore, è una cosa che nel 1992 poteva decidere una famiglia, il capo famiglia o qualcuno della famiglia, di una singola famiglia? Allora, avvocato, se lei mi ha fatto una domanda giusta e specifica nel 2010 e poi nel 92, conoscendo Cosa Nostra più avanti si va quando uno già è combinato, si parla con azioni d'onore, si parla con azioni di avviamandamenti, una cosa. Nel 92, se lei mi dice che nel 92 mio zio Pino, un'ipotesi, le sto facendo un'ipotesi, avvocato, poteva prendere una decisione solamente lui per uccidere un questore, un poliziotto, nel 92 col nostro cervello gli dicevo di sì, ma
dopo che sono stato combinato e sapere com'è la cosa nostra, le dico che non si poteva permettere, perché per uccidere un poliziotto, un magistrato, si dovevano riunire i mandamenti, la cupola, cosa nostra, tutti. Però io le sto dicendo, nel nostro cervello nel 92, ragazzi, che aveva 20 anni, 26, 25, per noi dirla a mio zio, andare a dire a mio zio e darci la risposta a mio zio, non lo facevamo. Se ci diceva sì, noi non lo facevamo, poi ci prendevamo le conseguenze, se, quello lo sappiamo, ma lo potevo sapere bene nel 2010 di quello che cosa si poteva, le conseguenze che potevamo passare. Allora Calatolo, rispondendo o a, diciamo, a contestazione di quello che lei ha detto ora, le leggo il passo del mio controesame in questo processo. La pagina è la 29 e l'udienza è del 4 febbraio 2019. Lei alle domande che riguardavano proprio questo fatto risponde: ora le dico una cosa, avvocato, il problema non è chi era a decidere che gli potevo dare legnate o gli potevo rompere le corna, mi perdoni. Sono cose da ragazzo che io stavo dicendo e parlavo con i miei cugini così. Più avanti, io all'epoca, chi ero che potevo decidere che poteva compiere col dottore Barbera, il dottor Pinco Pallino? Erano cose che parlavamo e discutevamo fra di noi. Quindi... da questo, scusi, da qual questo... è il contrasto? Qual è il contrasto? Cioè, no, per comprendere, lei sta facendo una contestazione per una cosa. Io non leggo il contrasto, lei mi spiega il contrasto. Io il contrasto lo vedo che qui è una discussione tra ragazzi, non è una decisione né una finalizzazione che potevano fare loro. La pagina è lui 29, che cosa ha detto? E oggi lui cosa ha detto? Che lui avrebbe provveduto all'uccisione del dottore Lavoro. Avvocato, non c'è nessun contrasto, perché il signor Calatolo ha spiegato che all'epoca in cui si è verificato quel fatto e all'epoca in cui si svolgevano quelle conversazioni, per la sua mentalità non ancora addentro alle dinamiche di Cosa Nostra, egli era nelle condizioni di ritenere di potersi mettere a disposizione di poter ottenere il mandato da parte delle persone alle quali lui si riteneva più direttamente sottoposto, cioè, diciamo, gli anziani della sua famiglia, che avrebbero dovuto dare l'assenso per procedere all'esecuzione. Quindi non ci sono contrasti e la contestazione non è ammessa. Procede con un'altra domanda. Lei ha avuto contezza che al dottore La Barbera Cosa Nostra aveva in programma o aveva messo, diciamo, in preparazione un attentato? Stiamo parlando degli anni 90, ovviamente, nel 92, nel 93. Non penso che negli anni 90, no, avvocato, completamente. Non, io quello, di quello che mi ricordo io, no. Lei sa quando è stato arrestato Nino Madonia? Novembre 89. Lei sa quando è stato arrestato Salvo Madonia? Dicembre 91. E il 3 gennaio c'è la rapina. Mi segue? No, la data me la sta dicendo lei precisa, avvocato. Io non me lo ricordo. Aspetta pure il pubblico ministero, che dice il 4. Non era in realtà precisa quella che ha detto il 4 è il giornale, quindi ho già detto che è del giorno successivo. No, allora il pubblico ministero ha sbagliato. Pubblico ministero. È il 4, come dice il pubblico ministero ha ragione, è il 4. È il 4, non cambia, non volevo giocare sul giorno, Presidente, mi creda. Signor avvocato, non mi ricordo né c'è e né qua, cioè. Non mi ricordo se c'è e qua. Va bene, io le sto facendo un'altra domanda. Lei come spiega, che spiegazione si è dato rispetto al fatto che lei ha sostenuto che il La Barbera fosse nel libro mastro comunque corrotto dai Madonia, rispetto a questa serie di eventi che hanno riguardato il dottore La Barbera, che ha arrestato Nino, che ha arrestato Salvo Madonia, che ha ucciso delle persone all'interno del mandamento? Lei è che del fatto che poi siete stati fermati, lei si è dato una spiegazione? Presidente, c'è opposizione a questa domanda, perché è una domanda che ha già fatto il pubblico ministero. Cioè, io lui ha risposto in maniera molto generica. E che fanno? Le piace la risposta? No, la rifaccio in sede di controesame. Una domanda a specificazione è ammessa. Prego, può rispondere, signor Calatolo.
Avvocato, allora, sulla morte di quel ragazzo non si poteva prevedere, è stata una cosa a parte, non è che faceva parte di Cosa Nostra che ha ucciso, cioè non c'era un motivo di pensare male a livello di quello che è successo. A livello, noi abbiamo pensato, anche mio zio Pino, dopo tanti anni, dopo anni, che se l'erano venduti, questo abbiamo pensato. Chi si è venduto chi? Perché anche qua... Che la Barbera si è venduto in Madonia? Sì. No. E quindi nel 90, visto che già si era venduto Nino, suo zio per quale ragione? Nel 90-91, per quale ragione se lo riceve agli arresti domiciliari se già si è venduto Nino? Avvocato, questi sono stati fatti nel 97, 98, 97, non sono stati fatti. Ci siete arrivati dopo. Vuol dire che mio zio non lo sapeva, non lo so questo, che le posso dire, avvocato? Lei sa chi ha trovato il libro mastro delle estorsioni del vostro mandamento? Il libro mastro? Del vostro mandamento? Lei lo sa chi l'ha ritrovato? Se l'ha ritrovato la squadra mobile? Se non mi sbaglio la squadra mobile, se non mi sbaglio. Lei, posso farle una domanda? Vediamo se a questo ricorda. Lei ricorda l'omicidio di Libero Grassi? Ricorda come arco temporale? Una cosa le voglio dire... Sì, no, me lo ricordo l'omicidio di Libero Grassi, ma siccome sono state trovate due libri mastri, una Nino Madonia, se non mi sbaglio, e una Salvo Madonia. Va bene, sempre la squadra mobile, dico nello specifico. Ho cambiato domanda, le sto dicendo, lei ricorda il periodo, la data dell'omicidio di Libero Grassi? Credo che non sia in contestazione. È agosto 90, facciamo un discorso... Sì, 90, sì, se me lo ricordo, sì. Lei ricorda se per questa circostanza suo zio venne prelevato alla squadra mobile per un interrogatorio, un fermo, un'attività di guanto di paraffina? Lei lo ricorda? Se non mi sbaglio, quel periodo lo hanno mandato, se lo sono preso e per ritornato di nuovo a casa in giornata, se non mi sbaglio, però non voglio sbagliare, non mi ricordo bene, però se non mi sbaglio c'è stato un giorno che l'hanno chiamato ed è ritornato. Va bene, l'ultima domanda, le chiedo, se vi fosse certezza del tentato... diciamo omicidio o della preparazione di un omicidio nei confronti del dottore La Barbera, mi segue? Sì, sì. Lei mi sa dare una spiegazione del perché invece in quel momento non venne fatto, quando lei dice dopo l'uccisione di Fasone noi volevamo fare qualcosa e ci venne impedito, mi segue? Sì. Se io le dicessi che immediatamente dopo, nel giro di 6 mesi, poi si decide, si prospetta la uccisione del dottore La Barbera, lei ha una ragione per una spiegazione di questo evento? Una mia, però penso che la mia valutazione non serva a nulla. Però no, una sua spiegazione penso... anche in termini fattuali, non una sua deduzione. Sì, sì. Avvocato, secondo me ci sono state gente molto avvocato, più... signor Calatolo, mi scusi un attimo, avvocato, mi permette di inserirmi? Sì, certo, Presidente. Io comincerei col chiedere al signor Calatolo... E questa era l'altra domanda. E però, diciamo, non lo so, secondo me viene prima. Prima di chiedergli come mai cade una cosa, vediamo se la sapeva. Non lo sapeva, l'ha già dichiarato. Le faccio avvocato, un'altra domanda. Voi gli atti li conoscete meglio di noi, voi lo sappiamo. Delle stragi avvocato mi scusi, me la faccia di nuovo da capo perché non ho sentito nulla. La dimentichi perché il presidente diciamo non l'ha messa, per cui la dimentichi quella. Questa è l'ultima domanda, un'altra questione. Lei, voi delle stragi, e sto parlando di voi che eravate ovviamente fuori, intanto eravate a conoscenza di qualcuna delle stragi, cioè iniziando all'omicidio Lima, all'omicidio Falcone, alla strage di Via D'Amelio, voi che eravate fuori, sto parlando dei soggetti che eravate liberi, e quindi Pipitone piuttosto che Di Maio e voi nipoti dei vostri diciamo padre e zia arrestati, eravate a conoscenza di qualcuna di queste stragi? Presidente, c'è opposizione, signor Del Galatolo, un attimo, c'è opposizione a questa domanda?
per tanti motivi. Il primo è che ovviamente questo, il tema delle stragi, del coinvolgimento delle famiglie mafiose ricomprese nel mandamento di Resuttana, non sono state domande poste al pubblico ministero per il semplice motivo che non rientrano in quel perimetro, diciamo, di impugnazione della sentenza. Questa domanda presuppone uno sviluppo di un esame molto lungo, perché sul punto il collaboratore generale ha spiegato tante cose che riguardano Vittorio Tutino, che riguardano Filippo Graviano, che riguardano e che riguardano in particolar modo una strage, in particolare che è quella che viene commessa nel loro territorio. Quindi, se noi dobbiamo introdurre questo tema, che è avvocato, piuttosto che fare i segnali, scusate, procuratore generale, lo facciamo finire, facciamolo finire, poi ascoltiamo anche lei, avvocato, uno alla volta. Prego. Cioè, ripeto, andare a introdurre un tema che non è, come dire, ricompreso in quello che era il focus delle domande fatte al pubblico ministero in relazione all'impugnazione della sentenza, e che comunque non può dare una risposta così in termini di 3 secondi, 10 secondi, perché è un argomento complesso che tutti qua conosciamo, avendo letto ovviamente quelle che sono le dichiarazioni del collaboratore. Quindi su questo tipo di domanda c'è opposizione. Ci vuole spiegare la rilevanza? La domanda è se è che riguarda la conoscenza diretta, non l'eventualità di elementi dai quali poi desumere. Io sto dicendo, voi eravate a conoscenza diretta, cioè venne qualcuno a informare la vostra famiglia direttamente, ci sarà questa strage in questo giorno, e questo riguardava i liberi e, per quello che lui è in grado di dire, i detenuti, non indirettamente. Non stiamo parlando dell'incontro con Graviano, della, siamo a posto, cioè io sto parlando del dato di fatto. Ma ci devo andare per forza l'avvocato? No, io sto dicendo... No, allora aspetti, signor Galatolo, per favore, la domanda è secca, è venuto qualcuno... No, signor Galatolo, la domanda è secca, è venuto qualcuno a dirvi che doveva esserci, doveva avvenire... quell'evento, quella strage, è venuto qualcuno? E se è venuto, chi? Dia una risposta secca, se è venuto o non è venuto, e chi era? Ma signor Presidente, mi scusi, posso dire due parole solamente? Ci devo andare per forza in quei... da me non è venuto nessuno a dirmi oggi c'è la strage a Borsellino, no. Le posso dire una cosa, all'epoca il capomandamento fino a dicembre 91 era Salvo Mandonia, lui si è preso le responsabilità, perché sicuramente a lui l'hanno dovuto avvisare, questo signor Presidente. Poi se devo andare sul merito devo rispondere in un'altra maniera, sì, perché l'abbiamo capito dopo che è successo, sinceramente, perché ci dicevano di non andare là, perché Filippo Graviano mi ha detto di a tuo padre di stare tranquillo. Devo ritornare in tutti questi argomenti e io finisco domani mattina. Va bene così, la risposta lei l'ha data. Avvocato. Mi perdoni, per quello che le ha conoscenza, le persone detenute hanno avuto direttamente... esplicitamente conoscenza delle stragi? Significa, verrà fatta la strage al dottore Falcone, verrà fatta la strage al dottore Borsellino, o verrà fatta l'uccisione all'onorevole Lima. Presidente, c'è opposizione a questa domanda, perché la domanda è estremamente generica. Quali sono i fatti, quali sono le persone detenute, perché le persone detenute possono essere 200. Giuseppe, Raffaele e Vito, l'altro Vito, credo che questi quattro. Allora, signor Galatolo, ascolti me per favore, signor Galatolo, ascolti me per favore. Prima della strage che ha riguardato Capaci, prima della strage che ha riguardato Via D'Amelio, Enzo Galatolo, poi chi voleva sapere? Raffaele Gaetano, i suoi zii. I suoi zii che erano detenuti sono stati direttamente informati prima che avvenissero queste stragi del fatto che sarebbero avvenute? No, non ce l'hanno detto direttamente, domani c'è la strage qua, si fa la strage, questa no. Non ho nessun'altra domanda.
Va bene. Però mi è stato detto, signor Presidente, di dire a mio padre, qualsiasi cosa succeda, di stare tranquilli che stavolta siamo coperti. Ecco, per questo dico, signor Presidente, mi faccia parlare e non solamente dire una parola, perché sì, una parola è signor Galatolo, lei ha parlato e queste cose le ha già dette, sono parte dei verbali già acquisiti, quindi questa circostanza che lei ha voluto precisare, una cosa gentilmente. Anche la Corte la sa, perché la Corte ha letto gli atti. Posso chiederle una cosa, signor Presidente? No, non può chiedere una cosa per il momento, ha bisogno di una pausa, qualche... Appunto, le devo chiedere una cosa, signor Presidente. Innanzitutto, come sa, io ho mandato un certificato, io 18-23 settimane fa sono stato operato. Sì. Già sono 2 ore e mezzo, 3 ore che sono seduto sulla sedia, non posso stare seduto. Glielo dico francamente, signor Presidente, se durerà ancora molto non resisto. No, non durerà molto, non durerà molto, perché l'avvocato Panepinto, che interviene dopo un lungo controesame del suo codifensore, avrà considerazione. Prego, possiamo proseguire, accomodatevi, grazie. Avvocato Panepinto, signor Galatolo, la consueta raccomandazione che le avevo fatto già prima, aspettiamo che finisca di parlare l'avvocato e poi lei può intervenire. L'avvocato le userà la stessa cortesia. Sì, grazie Presidente. Avvocato Panepinto, signor Galatolo, buonasera. Io raccolgo l'invito della Corte e le chiederò solo alcuni chiarimenti su delle risposte che lei ha fornito. La prima cosa che le voglio chiedere è, innanzitutto, quando è che lei conosce il dottor Arnaldo La Barbera? Ovviamente conosce, ha detto che non ci ha mai parlato direttamente. Quando è che lo conosce, lo vede per la prima volta? Le prime volte sono state quando l'ho visto entrare a Vicolo Pepitone. Questa è stata la prima volta. E sì. Questo, quando arriva in Vicolo Pepitone, lei sa già chi sarebbe arrivato in Vicolo Pepitone, oppure apprende di questa circostanza nel momento in cui arriva, nel momento in cui se ne va? No, quando per lui se ne va, mio zio ci richiama, c'è qualcuno dei miei cugini lo sapeva, che era, però io ancora non lo sapevo. Quando lui se ne va, mio zio ci riferisce a tutti che era uno della squadra mobile di Palermo. Ho capito. Io le ho posto questa domanda perché lei le è stata posta la stessa domanda nel corso del processo sulla trattativa Stato-Mafia, all'udienza del 7 maggio del 2015. E lei riferisce, poi fornirà i chiarimenti che ritiene alla Corte, le viene chiesto dal Pubblico Ministero direttamente, e lei risponde: allora, noi conosciamo chi è il dottore La Barbera perché... Io personalmente me lo ricordo per un motivo, non dico i miei zii, mio padre, chiunque sia, io personalmente. Siccome il dottore La Barbera, mentre si trovava in un centro estetico per fare un barbiere, non so, due ragazzi della mia borgata hanno tentato di fare una rapina in questo negozio. Posso rispondere? Ovviamente, aggiungo, nel processo trattativa lei non ricordava la data dell'omicidio Fasone. Adesso le chiedo... Sì, certo. Allora, che lo conosco, l'ho conosciuto nel 90, quando è uscito sul giornale, nel senso che lo conoscevo chi era, ma quando è stato che entrava il Vicolo Pepitone, io l'ho saputo dopo che lui se n'è andato, che era un esponente di polizia. E che fosse il dottore La Barbera, le è stato riferito pure, o le è stato riferito che era un uomo della squadra mobile o della questura di Palermo? No, lo ha detto che si chiamava La Barbera. Quindi le disse espressamente che si chiamava La Barbera. E c'è una motivazione per cui lei il 7 maggio del 2015, quindi ben 8 anni fa, questa circostanza l'ha riferita in termini diversi, cioè ha fatto riferimento all'omicidio per la prima volta in cui lei sente o ricorda, ha un ricordo del dottor Arnaldo La Barbera? No, confermo di quello che sto dicendo, perché quello che mi ricordo io è che io ho detto che lo conoscevo, nel senso che già l'avevo conosciuto prima del 92. Okay. Bene, prendiamo atto della sua risposta. Le chiedo un'altra circostanza. Lei di questo omicidio del signor Fasone, Mimmo Fasone, come ne viene a conoscenza? Cioè, come lo sa?
Da chi lo apprende? Dal giornale? Era presente? No, dalla borgata, si è saputo subito, dalla borgata, da noi ragazzi, abbiamo saputo subito. Avete saputo subito, fatto riferimento al bar Snoopy, e in quella occasione, in quella circostanza che lei sa. Non mi ricordo esattamente chi è arrivata a dircelo, a avvisarci di quello che era successo. Ho capito. E che fosse stato la barbera il soggetto coinvolto in questa sparatoria, come lo sa lei? No, questo l'abbiamo sentito dopo, avevamo saputo che era stato un poliziotto. Quindi lo avete saputo dopo? Il borghese è stato così, ma ancora il nome l'abbiamo saputo, se non mi sbaglio, l'indomani che era stato. Ma dico, subito dopo, quindi. Sì, senta, dopo. E lei ha saputo anche dove si è verificato questo omicidio? Era in un centro estetico, ma sempre nel nostro mandamento era fatto. Nel vostro mandamento, ho capito. E quindi il motivo, quando lei, su domanda, credo del difensore che mi ha preceduto, dell'avvocato Seminara, ha spiegato i motivi del risentimento di voi ragazzi, era dovuto al fatto che l'omicidio fosse avvenuto all'interno del vostro mandamento? No, mi scusa avvocato, non l'ho capito bene. Le pongo di nuovo la domanda. Le è stato chiesto prima, sì, perché voi vi siete risentiti in questo modo di questo omicidio? Lei ha già detto, perché conoscevamo Mimmo Fasone, era un bravo ragazzo, sì, per noi, va bene. E io le chiedo la circostanza che questo episodio, come lei si è riferito, si fosse verificato all'interno del mandamento. Era un motivo di risentimento per voi, della famiglia? No, ma guardi, sinceramente le dico la verità, avvocato, è stata una cosa che ci è venuta dal cuore, dicendo ce la dobbiamo fare pagare, una cosa. Sì, che le viene dal cuore, è chiaro. Mandamento, poteva essere anche un altro mandamento, ma lo stesso l'avrei detta e avremmo mandato a dire la stessa cosa, anche se non ce lo facevano fare un altro mandamento dove era successo, mi spiego, non cambiava nulla. Chiara la sua risposta. Senta, lei ha anche parlato nelle sue precedenti dichiarazioni di un luogo specifico all'interno del vicolo Pipitone in cui avvenivano queste riunioni. Ha parlato ovviamente in precedenza anche di riunione non solo tra appartenenti a Cosa Nostra, ma anche tra questi esponenti delle istituzioni che venivano a trovare suo zio. Ricorda questa circostanza? No, dove avvenivano queste riunioni, lo ricorda? Allora, avvocato, mi deve scusare, ma quali sono le riunioni? Negli anni Ottanta o quando c'era mio zio? Mi dica, quando suo zio, quando lei ha fatto riferimento a una serie di persone che venivano a trovare suo zio, ha parlato di un maresciallo dei carabinieri, ha parlato di Contrada, ha parlato di Faccia di Mostro e poi ha parlato anche di La Barbera. Io le chiedo, allora, questi incontri... Posso, avvocato? Allora, certo. Mi sta facendo una domanda, devo rispondere. Non andavano a trovare mio zio, avvocato, lei si sta confondendo. Erano a trovare Nino Madonia, era nel nostro quartiere, nella nostra casa. Nella vostra non casa? Mio zio. Ma nel nostro quartiere, dentro la nostra casa. Dentro nel nostro quartiere, quindi... dove abitavamo noi. Allora le spiego una cosa, dove abitiamo noi, prima che si entri nel nostro palazzo, entri sulla destra, c'è il palazzo, sulla sinistra, 2 metri, c'è una casetta in cui ci diciamo la casuzza, dove che succedevano, esatto, persone, dove si facevano riunioni, ma non queste persone che sta dicendo lei, Faccia da Moscia, Iello, Contrada, non andavano a trovare mio zio, avvocato, andavano là per trovare Nino Madonia. Allora la domanda, a prescindere che sia Nino Madonia o suo zio, è dove lo andavano a trovare? All'interno dell'abitazione o dentro questa casuzza di cui ha parlato lei? Nella casuzza si facevano, nella casuzza la maggior parte, se non nella mi sbaglio casuzza. Una volta, sì, se non mi sbaglio, ce la può descrivere questa casuzza? Suonato... Ce la posso descrivere com'è? Questa casuzza, come l'ha fatta? Com'è questa costruzione? Com'è fatta? Sì. Allora, sì, tranquillamente, perché avvocato, casa mia, la casuzza era pure nostra, ce la gestivamo noi, era nostra. Perciò... Sì, questo è chiaro, se però la descriva dalla corte, gentilmente. Eh sì, lo sto descrivendo, avvocato. Si entra, a parte che all'epoca sto parlando, era una persiana, che si apriva in due. Faccio anche il gesto per farle capire come si apriva anche in due lati. Piano terra.
si entra, c'erano due scalini, si scende, camera da pranzo, dove si facevano le riunioni, sempre di fronte c'è una camera da letto, dove c'è invece, e poi c'è sulla sinistra, quando si entra, un cuscinino e un baio, cioè un pezzo di balcone, diciamo, piano terra, dove che loro saltavano. Quando io gli dicevo, i miei cugini, noi gli dicevamo scappate, c'è la polizia, loro saltavano di qua a finire in via dei Cantieri, in via Meraglio Rizzo. Ho capito, quindi mi scusi se la interrompo, se ho capito bene, l'appartamento, la vostra abitazione si trova nel vicolo Pipitone entrando sulla destra, la casuzza si trova di fronte sulla sinistra, percorrendo il vicolo Pipitone. Sì, prima viene la casuzza. Prima viene la casuzza e poi viene il palazzo. E dove voi... c'è il palazzo. Avevate, e sulla destra c'è il palazzo. Senta, questa casuzza è la stessa in cui lei ha riferito che venivano degli omicidi? Che lei sappia, sono mai avvenuti omicidi all'interno di questa casuzza? Assolutamente sì. E le posso dire anche quale? No, io le chiedo il numero, le chiedo un chiarimento, perché lei è stato sentito nel corso di questo giudizio, nel primo grado di questo giudizio, è pagina 17 del verbale del 4 febbraio 2019, e fa riferimento proprio a questa circostanza. Mentre noi controllavamo chi entrava e chi usciva, là dentro ci potevano anche essere omicidi. Sono stati commessi omicidi dentro la casuzza, ma sono omicidi che si facevano anche 10 o 15 al giorno. Ricorda questa circostanza che lei ha riferito? Sì, avvocato, diciamo 15, 10, 15. Poi aggiunge 5 o 6 al giorno, dopo la virgola. L'ho detto? Lo sto leggendo. E allora giusto sta dicendo, giusto. Se volete faccio anche i nomi, io ho detto. Quindi lei sa che sono stati commessi 5, 6 o 10, 15 omicidi al giorno dentro questa casuzza? Avvocato, posso spiegare? Io ho detto di voler sapere i nomi e ancora non mi risponde, mi scusi avvocato. Io non devo rispondere, non deve rispondere, io faccio le domande. Dica i nomi. L'avvocato voleva sapere... Il numero degli omicidi che lei dice è 10-15 al giorno o 5-6 al giorno. Signor Presidente, quella è stata una cosa per dirle, per fare capire quanti omicidi si facevano anche là dentro, si facevano 2, 3, 4, oggi 2, fra 15 giorni 1, venivano di tutti i paesi, di tutte le città a fare omicidi là dentro. Quindi diciamo era un'espressione iperbolica, letterale. Per far capire che posto era. Per far capire che posto era qua dentro, va bene, prego. Quindi dobbiamo interpretare. Quali sono i nomi che stava dicendo? Allora, signor Presidente, prima che mio padre diventasse il capofamiglia, il rappresentante dell'Acqua Santa, giusto? Prima di lui c'era un certo Salvatore Cosenza, tipo come sottocapo c'era un certo Giuseppe Lauricella. Sì, ma i nomi degli omicidi li ha chiesto il Presidente. Aspetti. Glielo sto dicendo, glielo sto contando, avvocato. Allora, queste persone che lei sta dicendo sono state vittime di omicidio all'interno della casuzza? Signor Presidente, Lupara Bianca, lo stesso, non come... Sì. Sembra omicidio. Lupara Bianca, diciamo... Sì, ad esempio, quando è scoppiata la guerra il 30 novembre dell'82, in quel vicolo Pepitone, ci sono state un bel po' di morti. E ne abbiamo detti due, poi ne vuole dire qualcun altro almeno così. C'è stato un certo omicidio, un certo Palazzolo che era un confidente dei carabinieri, della polizia, che è entrato e non lo cito più. C'è stato una volta che Salvo Madonia, c'era stato uno che è entrato dentro lo scantinato dove io ho detto che la barbera si vedeva con mio zio, entrando qua dentro si va a finire nel giardino, questo ci stava scappando e Salvo Madonia gli ha sparato là dentro. Mi spiego, questo è un accio. Quel giorno è stato Cosenza, è stato, signor Presidente, è scritto nella guerra di mafia, no? Il 30 novembre dell'82. Sì, va bene, Cosenza l'abbiamo Cosenza. Poi quel giorno è stato fatto anche il figlio di Cosenza, che mio zio Pino lo andava cercando dicendogli c'è il figlio che cerca suo padre. E allora, sono cose che mi hanno... Cose che mi ha raccontato mio zio Pino, che quel giorno sono morte queste persone e che io non ho partecipato nell'82. Certo, era troppo giovane per partecipare.
Per dirle mio zio come ci parlava a noi tranquillamente, signor Presidente, solo per questo. Un certo Sicchia quel giorno pure, signor Presidente. Poi c'erano gente dei paesi, non so, San Giuseppe, San Cipirrello, Borgia, che portavano persone e si uccidevano pure là. Ci sono state era un via vai di persone. Poi voglio, signor Presidente, posso continuare? Quando hanno ucciso il generale della Chiesa, quando hanno ucciso l'istruttore Rocco Chinnici, Cassarà, da Vicolo Pimitone, di quella casuzza e di quel scantinato è partito il comando, tra cui mio padre è stato un partecipante anche per questo omicidio, condannato all'ergastolo per questo omicidio. Sì, la domanda che le avevo posto io era quando leggermente ucciso, diversa. Aspetti, avvocato, quando hanno ucciso Salvatore Inserillo, il comando pure di là si è fatto, si è partecipato. E questa è una cosa diversa, parliamo di comandi che escono fuori, noi stiamo parlando di omicidi avvenuti all'interno della casuzza. Può fare alla Corte solo un esempio di due omicidi, non dico di più, ma due omicidi avvenuti nello stesso giorno dentro la stessa casa? E sono stati tre, avvocato, e glielo ho detto, Salvatore Cusenza. Tutti lo stesso giorno? Sirchia e Lauricella. Tutti poi nello stesso giorno? La il 30 novembre dell'82. Tutti lo stesso giorno? Quando è stata la guerra di Marche. Senta, con riferimento invece all'arresto di Nino Madonia, di cui le è stato già chiesto, il 30 novembre del 1989, le è stata posta la domanda, ma io alla fine non ho compreso la risposta. Dico, ma lei lo sa, lo ha saputo, lo sapeva da subito chi ha arrestato Madonia? Ho risposto no. 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 Non lo sapeva e poi lo ha saputo successivamente o lo ha preso? Successivamente, negli anni, passando anni e anni, io l'ho saputo. Ecco, può dire quando ha saputo di questa circostanza? 97, 98, qua, questi periodi. 97, 98. Perché stavamo nel 98 a Pagliarelli, stavamo tutti assieme, e i cugini, zii, e si parla, perché in carcere si parla di mangiare e di mafia. Sì, questo va bene. Mafia, forse più. Io non la voglio interrompere, però è per concludere brevemente l'esame. Io le faccio delle domande e le chiedo delle risposte su quello che le chiedo io. Il resto... E io risposto, perfetto. 98, 99... Quindi questo. Lei sa, nel 98, 99, sa che Nino Madonia è stato arrestato da Barbero, comunque dalla squadra mobile di Caltanissetta, comandata dalla Barbero. È corretto? Di no, Palermo. Io addirittura sapevo... No... Io ho saputo che è stata, non lo so se signor La Barbera lavorava a Caltanissetta, io non lo so. Scusi, è Palermo, mi sono sbagliato io, non è Caltanissetta, squadra Palermo. Mobile di Palermo. Ah sì, è l'abitudine. Sì, dopo tanto un bel po' di anni ho saputo che era stato La Barbera. Quindi lo sa nel 96-98? Pensato... Sì, eravamo tutti assieme a Pagliarelli, sì. Sì, l'anno le ho chiesto io, il periodo, 96, 97, 98. Mi scusi però, tre volte, 98, 98, questo gliel'ho detto, avvocato. Va bene. Ma lo fa, poi rispondo tre volte la stessa cosa. Va bene, cosa. D'accordo, 98, va bene. Sa perché io le pongo questa domanda? Perché all'udienza del 7 maggio del 2015, quando lei viene sentito nel processo della trattativa, credo che sia dopo il 98 di cui ha parlato lei, le viene espressamente richiesto se lei sa chi ha arrestato Salvatore Madonia e lei risponde no, non lo so. Come giustifica che oggi ci dice che lo ha saputo nel 96-98 in carcere, visto che io insisto con le domande, e oggi mi dice e nel 2015 non lo sapeva? Pagina 145. Forse se andate a prendere qualche verbale, c'è scritto che io l'ho saputo dopo. No, io le ho preso un verbale e glielo leggo pure. Bene, aspetti, avvocato, sì. Lei ha preso il verbale nel quale diceva che non lo sapeva. Adesso vediamo com'è che lo sapeva, o se invece non lo sapeva. Signor Presidente, le sto parlando, che io ho saputo, così non siamo andati oltre di questa situazione, che c'era questo che l'ha arrestato anche la Barbera e se lo sono venduti, questo ho saputo e questo vi sto riferendo, altro non so. Se era a Caltanissetta, a Roma, no, a Napoli non lo so. No. Quindi dico, non ci spiega perché al processo trattativa questa circostanza lei non l'ha riferita. Quella no, che ha sta detto riferendo. Che ci io sono altri verbali in cui lui potrebbe avere detto cosa diversa, così ha detto lui, poi vedremo sì, se è vero o non è vero, ma questa è quella, la domanda l'ha fatta e questa è la risposta. Benissimo. Andiamo avanti. Senta, con riferimento invece all'arresto di Salvatore Madonia, 13 dicembre 91,
Anche questa circostanza lei come la apprende? Lo sa nel momento in cui viene arrestato, lo sa in un momento successivo, eventualmente quando lo sa? No, la stessa cosa, non l'abbiamo saputo, io non l'ho saputo che l'aveva arrestato la Barbera. Neanche in carcere nel 96, 97, 98 lo ha saputo? Quello che mi ricordo, avvocato, quello che mi ricordo che di Madonì Antonino ne abbiamo parlato, l'ho saputo così nel 98, 99 così. Di Salvo non mi ricordo che l'aveva arrestato... Se non mi sbaglio, però me l'hanno detto mentre che si parlava, che non lo so se è stato un pubblico ministero, qualcuno che, o qualche avvocato che mi ha detto che l'ha arrestato questo la Barbera. Ho capito. Senta, e qualcuno, quando avete parlato nel 96-98 di questo arresto di Madonia, affrontasse avvocato, anche la... Scusi, però, avvocato, 96 non l'ho detto. 98 in poi sì. Perché le dico questo, avvocato? Perché a me nel 96 mi arrestano e io da Luciardone mi portano a Pagliarelli e là siamo tutti i parenti, fratelli di mio padre, tutti i cugini, Fontana, eravamo una decina, 8-10 tutti i parenti là, c'era anche il sottocapo della famiglia. Quindi lei non l'ha saputo nel 96, l'ha saputo dopo essere arrestato mentre si trovava in carcere, quindi lei dice nel 98. Va sì, bene? Perché è stato il periodo che 98-99, perché è stato il periodo che eravamo in quella sezione, eravamo tutti là insieme. Benissimo. Questa qualcuno è la quando si disse di questa circostanza, o lei ha preso di questa circostanza, affrontaste anche l'argomento che la Barbera era al libro paga e quindi commentaste questo arresto da parte di la Barbera? Di Madonia? Non mi ricordo, avvocato. Non se lo ricordo. Senta, lei ha mai saputo da suo zio se il dottor Arnaldo La Barbera ha mai fatto un favore a lui o a Nino Madonia? E se sì, quale? So che ci ha detto che era a disposizione della famiglia Madonia, cioè è nostra, perché vedendo lo spuntare là dentro era a disposizione anche della famiglia Galato, sì. Però deve essere onesto, non mi ha detto specificamente ha fatto questo per noi, ha fatto quello per noi, no. Senta, lei ha fatto riferimento a due episodi oggi in cui il dottore ricorda il dottore La Barbera all'interno del vicolo Pipitone, tutti e due prima dell'arresto di suo zio, dopo la detenzione domiciliare ovviamente, quindi dopo sì. Il 91, prima ovviamente del dicembre 91. Io le vorrei chiedere, anzi le chiedo, ma lei sa questo incontro, durante questo incontro di cosa parlò la Barbera con il dottor, con suo zio? Suo zio glielo raccontò? No. Di cosa parlavano? No. Lei sa se la Barbera chiese dei favori a suo zio? No. Lei sa se invece la Barbera chiese informazioni investigative a suo zio? Mentre si trovava ai domiciliari? No, mi scusi, avvocato, la faccio un pochettino più, la faccio se quello che ho capito io. Se mio zio gli dava qualche confidenza su altre persone... Esatto, no, confidenza, non so cosa intende lei per confidenza, se le chiese informazioni sulle indagini, per esempio. Avvocato, io quello che dico è una cosa, ora, prima, cioè lei sta dicendo che mio zio era infame, cioè perché nel no, senso io non sto che dicendo, le ho infame. Chiesto se lei sa se la Barbera chiese informazioni sulle indagini a suo zio. No, che suo zio è confidente, questo lo ha no, avvocato. Non mi risulta. Non le risulta. Non le risulta nel senso che non lo sa, che lo esclude, che non avete mai parlato. In che senso non le risulta? Non mi risulta, avvocato. Le chiedo, non mi risulta vuol dire non che non lo sa. Ho parlato di questa cosa che indagine, che mio zio gli parlava di indagine alla Barbera. Allora, aspetti, signor Galato, facciamo così. Mi scusi, avvocato. Lei lo sa di che cosa parlava il dottor La Barbera con suo zio? No, ma io prendo risposta di no. No, sapeva qualcosa di quello che si dicevano? Aveva avuto modo di capire o di carpire qualche elemento per giungere alla conclusione su quali potessero essere gli argomenti delle conversazioni tra suo zio e la Barbera?
Signor Presidente, quello che ci diceva a noi, che era una persona che era legata ai Madonia ed era quella dei Madonia ed era pagato dei Madonia. Questo ho saputo e questo sto dicendo, io altro non posso dire perché altro non può dire. Non so. Va bene, avvocato, quindi se non sa niente è inutile che gli chiediamo. Lei, con riferimento invece agli altri incontri, alle altre riunioni che venivano al vicolo Pipitone, ha mai assistito a qualcuna di queste riunioni, sa cosa succedeva all'interno o rimaneva sempre all'esterno a fare la sentinella? Avvocato. Di quali riunioni parliamo, avvocato? Scusi, anni, signor Galatolo, aspetti un attimo, signor Galatolo, aspetti un attimo. Riunioni tra chi mi sta riunioni. Un attimo, signor Galatolo. Sia all'interno, sia tra i soggetti, faccio riferimento ovviamente a dichiarazione che ha già reso, sia a soggetti all'interno di Cosa Nostra, sia a rapporti a soggetti delle istituzioni che si recavano presso il vicolo Pipitone, di cui ha fatto io ho dichiarato che c'era, avvocato, nelle riunioni. No, no, allora signor Galato, ascolti, la domanda è questa. Ci sono state l'ho queste riunioni? Qual è la domanda, signor Presidente? E allora, se l'ha capita, dia una risposta. E si ricordi, signor Galatolo, glielo ricordo ora che stiamo finendo l'esame. Persone. Signora Galatolo, glielo ricordo ora che sta finendo l'esame, perché lei ha fatto tante volte degli esami dinanzi a processi anche importanti, però mi permetta di ricordarle che quando lei risponde, sta rispondendo alla Corte, non sta rispondendo all'avvocato o al pubblico o al procuratore generale. E mi sa che nonostante lei abbia fatto tante volte esami e contraesami, questa volta questa cosa non se la sia ricordata. Ora, se se la ricorda almeno in coda in questi ultimi scorci di domanda, questa cosa ci farà piacere. Posso rispondere, signor Presidente? Certo. Innanzitutto le chiedo scusa. Grazie. E mi scuso con la Corte se magari sono andato oltre, ma quello, signor Presidente, io a volte quello che sto capendo io, sa qual è, signor Presidente, è una cosa che ormai sanno tutti gli avvocati e lo fanno apposta, che sanno che sono un pochettino frizzantino e no, e allora se lei l'ha capito, scusi me. Mi scusi, se lei lo ha capito, ed è una persona intelligente, allora noi l'abbiamo capito pure, guardi, noi l'abbiamo capito pure. Ora, visto che l'ha capito pure lei, risponda alla domanda, le riunioni si svolgevano, lei ha mai partecipato a queste riunioni? Signor Presidente, io avevo 11 anni, 12 anni, 13 anni, posso mai partecipare a una riunione? Benissimo, lei sa qual erano, benissimo, quindi lei non ha partecipato. Lei sa quali erano gli argomenti di queste riunioni o le sono state raccontate quando... Ma lei... Assolutamente no, signor no, Presidente. Benissimo, possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Signor Galatolo, possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Bene. Senta, a parte averle detto suo zio che la Barbera era il libro paga dei Madonia, le riferì mai circostanze di una vicinanza di la Barbera ai servizi segreti? Dopo si è saputo che faceva parte dei servizi segreti. La domanda non è se si è saputo, è se suo zio glielo disse mai questa circostanza. Quello che mi ricordo no. No. Lei ha fatto riferimento anche al fatto che la Barbera frequentava, o meglio, lo ha visto più volte nella vostra zona, vicino al bar Scatassa, sia prima che dopo la strage di via D'Amelio. È corretto? Sì. Ho appuntato sì, bene sì. La sua risposta. Le chiedo, lei lo vedeva con la scorta o da solo? No, lo vedevo con altre persone dentro la macchina. Lo vedeva con altre persone, sempre? Le è mai capitato sì, di vederlo da solo? No, da solo difficilmente, non mi ricordo di averlo visto, però non è che non andavo a vedere se c'era la scorta davanti, io vedevo che passava con la macchina e vedevo lui, non vedevo altre persone. Ho capito, però se uno vede una persona, se è solo e nella macchina in compagnia si vede, se era seduto davanti, seguitava lui. Ho risposto, avvocato. Questo è quello che ha visto, l'ha risposto. Vabbè, che era da solo, non ho capito. Lui lo vedeva da solo, veniva con una macchina, presumeva che qualche volta fosse accompagnato, non ha mai visto chi lo accompagnava. Bene, un'ultima domanda. Facciamo anche una penultima, di comprendere le domande. Sì. Un'ultima domanda, no, è la difesa che non aveva colto perché si erano solo apposte le voci. Ci state facendo un test di attenzione. Una penultima domanda e poi l'ultima. Le volevo chiedere, lei ha riferito che quando ha visto il dottor La Barbera in vicolo Pipitone, entrò in vicolo Pipitone a piedi.
Io le chiedo, prima o dopo dell'arrivo, magari quando andò via, avete visto se andava via in macchina? No, io l'ho visto entrare e uscire. A piedi? Va. Dico, fuori dal vicolo non sì. controllavate voi se arrivava in macchina, se c'era scorta, se c'era polizia, non controllavate? Il vostro lavoro era solo dentro il vicolo Pipitone? Sì, c'era il mio cugino era all'inizio dell'entrata, ma la maggior parte di queste persone di solito posteggiavano il mezzo fuori. Sì, e io non mi interessano le altre persone, io le ho chiesto il dottor La Barbera se per caso in quell'occasione lei vide come è sì, arrivato. La risposta è pertinente perché la condizione dei luoghi ci può consentire di comprendere se era sufficiente guardare chi entrava perché poi da lì non poteva uscire oppure no, quindi la risposta del signor Galatolo era pertinente, possiamo andare avanti. Sì, e quindi non ha visto come andò via poi? Questo non l'ho capito io. Io l'ho detto, avvocato. Prima. No. L'ho visto entrare e uscire a piedi. Bene. Altro non ho visto. Altro non ho se visto. Se l'hanno visto i miei cugini o altri parenti che erano là non lo so. Chiarissimo. Senta, con riferimento alla circostanza che lei ha riferito oggi, cioè al fatto che avreste parlato in carcere e che ha anche detto su domanda del Presidente se l'era venduto, faceva il doppio gioco con riferimento al dottore La Barbera nei confronti di Madonia quando lo arrestò, io le chiedo, questa circostanza lei la riferisce oggi. Dai verbali che abbiamo noi, le posso dire, nel processo trattativa, sia l'udienza del... Mi faccia fare la domanda. Aspetti, signor Galato, lo aspetti, vediamo cosa chiede... Non nell'udienza cosa chiede del 7 maggio 2015, nell'udienza del 15 maggio 2015, nel processo trattativa Stato-Mafia, nel processo Quater all'udienza del 19 febbraio 2015, nel primo grado del nostro giudizio, lei non ha mai riferito questa circostanza. C'è un motivo per quello che dice oggi? Lo ha ricordato adesso? Se lo sta ricordando oggi, avvocato. Se lo sta ricordando oggi. Senta, un'ultima domanda e giuro che ho completato. Con riferimento invece... Prometto, è un termine improprio, prometto che ho completato. Con riferimento all'omicidio Fasone, lei oggi su domanda del pubblico ministero è stato chiarissimo ricordando di avere fatto gli auguri di Natale a Fasone nel dicembre del 1991, ha detto 22-23 dicembre, poco prima di Natale, e poi che è stato ucciso subito dopo, e ha ricordato anche la data dell'omicidio Fasone. No, avvocato, io questo non l'ho detto la data, avvocato. Non l'ha detta. Io non l'ho detto. Quindi avvocato. Fu subito dopo. Io non l'ho sentito né il pubblico ministero e né l'avvocato che ha detto il 3 o il 4. Io ho detto dopo 15-20 giorni. Dopo 15-20. Però va bene. Non sapevo la data precisa. Mi sta bene 15-20 giorni dopo. La domanda che le pongo però non era il giorno preciso. E dopo gli auguri, circa 15 giorni dopo gli auguri. La domanda che io le pongo, anche questa circostanza... Lei non l'ha riferita nel nostro giudizio di primo grado, quando è stato sentito. Anzi, in quella circostanza, siamo a pagina 19 della trascrizione della sua udienza, lei fa riferimento ad un dato diverso e glielo contesto. Pubblico Ministero, dottore Paci, le chiede, stava parlando proprio del libro Paga, nel mandamento del Resuttano e via di seguito del dottore La Barbera. Il dottore Paci le chiede, siamo a pagina 19 delle trascrizioni, questo glielo dice in occasione, cioè in epoca successiva all'omicidio di questo ragazzo? Lei non ricorda quando risale questa rapina che poi è sfociata nella morte del ragazzo? E lei risponde, no. Sinceramente di preciso no, ma siamo nel 91, 90 o 91 dopo il 1990. Mio padre, che non mi sbaglio, era in carcere, dopo il 1990 è stato. Quando è stato l'omicidio? Certo, dopo il 1990 anche il 2015. Non è 15 giorni dopo. Perché signor Galato, l'abbia pazienza un attimo, signor Galato, un attimo solo. Un semplice motivo, che ci sono due profili temporali diversi, uno è l'anno sul quale logicamente uno è la circostanza che avviene 15 giorni dopo lo scambio di auguri. Quindi, va bene, ne prendiamo atto, Presidente, perché poi sarà la Corte a valutare. Ovviamente sì. Anche questo dato dei 15-20 giorni esce oggi. Io ritiro la domanda e ho completato l'esame, Presidente. Grazie, buonasera. Va bene, signor Galatolo, la domanda è stata ritirata dall'avvocato. E ci sono domande in riesame da parte della Procura Generale? Va bene, signor Galatolo, può andare, signor grazie. Presidente, prego. Mi faccio dire una cosa, signor Presidente. Prego. Di nuovo, nuovamente, le chiedo scusa a lei, alla Corte e al Pubblico Ministero.
se magari sono andato oltre, ma mi deve scusare, a parte che ancora sto male, un po' di nervosismo gli avvocati me lo fanno venire, sinceramente, vi chiedo scusa. Allora, signor Galantolo, noi la ringraziamo delle scuse, ci siamo permessi di ricordarle alcune regole di procedura perché... Nonostante... Non è, purtroppo mi succede che non è la prima volta. Lo so, noi abbiamo cercato di fare in modo che poteste esprimervi ciascuno nei rispettivi ruoli. La ringraziamo per la sua disponibilità perché sappiamo che ha avuto dei problemi serata. Di salute e grazie. Abbiamo concluso. Grazie, può andare. Buona serata, grazie. Sì, possiamo disconnettere il collegamento. Allora... l'attività che deve con la quale dobbiamo proseguire ci è stato rappresentato che non è possibile che si svolga martedì prossimo, come ricorderete, eravate tutti presenti, pertanto dobbiamo saltare questo prossimo martedì e rinviare ai prossimi 15 giorni, a martedì 30. Io ho già provveduto a citare Genchi che mi ha dato la disponibilità. Quindi e ci conferma che sarà presente. Sì, diciamo che sarà presente. E quindi a questo punto la Corte, esaurita l'esame di Galantolo, rilevato che non è possibile per concomitanti impegni procedere all'esame del test Genchi Gioacchino alla prossima calendata udienza del 23 gennaio, dispone il rinvio al 30 gennaio ore 15:30. Possiamo stare anche in quest'aula, magari i termosimoni li mettiamo un po' più bassi così. Sì, però già come vede l'aula si surriscalda da sola, non abbiamo bisogno dei termosifoni. Presidente, per il rinvio posso? Sì, prego. Grazie Presidente. Ci limiteremo a questo, cioè all'esame di Genchi? Sì. O la Corte intende in quella sede? In quella sede verranno eventualmente raccolti, allora i tempi prevedibili dell'esame di Genchi noi non li sappiamo. Noi li teniamo. L'esperienza di questi due esami, come dire, ci consente di auspicare cose che non è detto che si possano realizzare, quindi l'auspicio della Corte è la prossima udienza, esaurito l'esame di Genchi, cominciare a valutare eventuali ulteriori richieste, perché la Corte ha mantenuto la riserva su quelle già avanzate e si è peraltro riservata di valutare se ai sensi dell'articolo 603 ci siano altre fonti di prova orale sulle quali preliminarmente effettuare. Rispetto a quelle richieste ovviamente abbiamo, sì, Presidente, ho contesa. Abbiamo, quindi, rispetto anche a questo ci possono essere il vostre mio interesse richieste. È solo perché così noi siamo esonerati comunque di fare di chiedere le controprove, cioè mi interessa è che il 30 certamente le difese non siano onorate dell'eventuale controprova sia di queste che non di quelle c'è successe. Nessuna decadenza, le difese potranno avanzare, potranno riservarsi di avanzarle. Perfetto. Poi quello che arriveremo a fare chiaramente non dipende. Sì, noi riprenderemo alle 15:30, ci impegneremo per contenere in tempi ragionevoli un esame che avrà le stesse caratteristiche di quelli precedenti. Sì, che il dottor Genchi è stato sentito tante volte su tante questioni. Ci sono delle questioni che sono state ritenute dal pubblico ministero particolarmente rilevanti nel suo atto d'appello e sono quelle, poi è inutile che noi vi indichiamo la pagina, voi sapete quali sono i passaggi dell'appello nel quale si fa riferimento e quindi così come è andata secondo gli auspici della Corte nelle precedenti attività andrà sicuramente giorno 30. Al termine si faranno, se c'è tempo, si avanzeranno le richieste, altrimenti avremo comunque una immediata possibilità al martedì successivo per
concentrarci su va bene, ulteriori. Perfetto, grazie, buonasera. Presidente, per quanto ci riguarda come difese possiamo ringraziare e sciogliere il vincolo che avevamo richiesto a Radio Radicale per la pubblicazione delle udienze. Sì, Radio Radicale, anche la Corte ringrazia Radio Radicale per lo spirito di collaborazione. Noi abbiamo ritenuto che non foste tenuti e che noi non vi dovessimo obbligare. Il fatto che vi siete fatti carico di queste esigenze del processo è molto...